Ragazzi, ciao a tutti. Allora, in questa lezione parleremo dello scheduling della CPU. La CPU è sicuramente sul nostro sistema l'unità più importante per una lunga serie di ragioni. In primis perché è l'unità sulla quale realmente avvengono i calcoli e poi perché, essendo l'unità più rapida, più veloce, occorre trovare per essa una gestione molto intelligente, molto ad hoc, quindi che non perda tempo nell'elaborare una risposta sulla parte gestionale di questa risorsa, perché è estremamente veloce. Sapete ragazzi, spesso un modo di dire abbastanza comune, non so se l'avete mai sentito, è quello di dire il buono è meglio dell'ottimo. Che vuol dire questa frase? Significa che in generale trovare una soluzione che sia buona, non l'ottima in assoluto, ma buona in tempi accettabili, è migliore di una strategia che, pur trovando l'ottimo, ma la trova dopo tanto tempo, per cui diventa inefficace. Quindi la gestione della CPU, essendo un'unità estremamente veloce, richiede una risposta di strategia di come impiegarla estremamente rapida. Come deve guardare questa semplice animazione? Noi abbiamo sulla nostra macchina normalmente tante applicazioni di grafica, word processing, di calcolo, di gioco, quindi tante applicazioni che devono essere elaborate. Il processore è unico, anche se all'interno c'è più core, ci sono più strategie che possano in qualche modo migliorare l'attività di calcolo, però dobbiamo rendere conto in questo imbuto, in questa strozzatura, quindi in qualche modo in questa strozzatura dovremo decidere chi passa prima e chi passa dopo. Ecco quindi perché è fondamentale gestire una intelligente strategia che permetta una scelta intelligente di chi gestire, di chi elaborare prima e chi elaborare successivamente. Bene, direi subito di dare il sommario di questa lezione. Allora, in questa lezione, quindi scheduling della CPU, vedremo concetti fondamentali, criteri di scheduling e faremo anche insieme, lo faccio io, poi voi mi seguite. Quindi concetti fondamentali, criteri di scheduling e faremo insieme qualche esercizio. Ragazzi, lo dico perché in realtà adesso non so come per questa situazione come avverrà la prova, però in ogni caso questa parte dello scheduling della CPU è sicuramente ricorrente, come un po' il sale nella minestra, è un esercizio sulla quale ci sarà sempre da discutere, farà sempre parte del vostro esame. Quindi lo dico sin da adesso, state molto attenti, cercate di imparare bene come funzionano questi algoritmi di scheduling, perché saranno veramente importanti, non soltanto, non scoles et vite issues, ma anche in questo caso per l'esame. Poi vedremo scheduling per sistemi con più unità di elaborazione, poi scheduling per sistemi di elaborazione in tempo reale e poi faremo una rapida valutazione degli algoritmi. Ma prima di iniziare ho preparato apposta questa slide per questo disegnino e vorrei un attimo commentarlo con voi. Allora, noi abbiamo parlato dello scheduling della CPU. Allora, questa slide l'ho intitolata Punti di vista. Ragazzi, ho disegnato questa scatola che dovrebbe simulare un ufficio postale. E ho messo così, giusto simbolicamente, due utenti che sono Luca e Rosa, quelle due persone al centro della sala. Poi c'è Aldo, che dovrebbe essere, come dire, un gestore, un usciere, una persona che sta lì a controllare un po' che tutto avvenga secondo una certa regolarità. E poi c'è dietro al banco Ciro, che dovrebbe essere il nostro napoletano. Ciro è l'impiegato dell'ufficio postale che deve risolvere le varie questioni che gli vengono proposte. Allora, in questa situazione di ufficio postale stiamo facendo un'ipotesi, è entrato prima Luca e poi è entrata Rosa. A quel punto devono essere sbrigati dall'impiegato, da Ciro. Chi facciamo andare prima? Luca oppure Rosa? Allora, voi mi risponderete, abbiamo detto che se è entrato prima Luca, deve risolvere il problema prima Luca e poi Rosa. Punti di vista, ecco, cerchiamo di dare ma questo poi servirà per il seguito, perché bisogna comprendere
Quando si tenta di trovare una strategia, la strategia è finalizzata all'ottenimento di un obiettivo. Purtroppo l'obiettivo deve essere scelto, cioè non possiamo pensare, non è possibile ipotizzare che l'ottimo sia per tutto. L'ottimo è finalizzato a uno specifico obiettivo. Vediamo per esempio proprio attraverso questo semplice esempio. Allora, punti di vista perché? Se, data la condizione che abbiamo appena espresso, cioè in questo ufficio postale è entrato prima Luca e poi Rosa, allora se non conosciamo, non sappiamo nulla su che cosa essi debbano fare, va bene, allora a quel punto, se non abbiamo nessun tipo di conoscenza, l'unico criterio che possiamo applicare è il criterio di temporale, cioè chi è venuto prima viene sbrigato prima, chi è entrato dopo viene sbrigato dopo. Se noi conosciamo, sappiamo che, per esempio, Rosa deve soltanto all'ufficio postale ritirare una raccomandata, un semplice ritiro, mentre, per esempio, Luca deve fare ritiro un pacco, deve pagare una bolletta e anche ritirare una raccomandata. Cioè, diciamo che Luca ha da fare tante cose in più e quindi dovrebbe perdere tante cose in più. Rosa ha poche cose. E che cosa a questo punto, guardando il punto di vista di chi risolvere prima, guardiamo la cosa dal punto di vista di Luca, di Rosa, di Aldo e di Ciro. Allora, dal punto di vista di Ciro, Ciro applicherà la proprietà commutativa, nel senso che dirà, cambiando l'ordine dei tempi, nell'ordine degli addendi, la somma non cambia. Quindi, o sbrigo prima Luca. Osprey come Rosa, comunque il tempo totale che io dovrò lavorare è sempre lo stesso, non ci sono sconti. E quindi vediamo invece la cosa dal punto di vista di Luca. Luca, essendo arrivato per prima, vuole essere sbrigato prima, ma anche Rosa, essendo la persona che ha da fare meno cose, dice: ma io devo fare solo una cosa rapida, perché non sbrigate prima me? Quindi vedete che già ci sono due contrastanti obiettivi diversi, perché dal punto di vista di Rosa c'ha la sua ragione, dice: io è bene che sono arrivata dopo successivamente, però in qualche modo mi sbrigo rapidamente. Immaginate la posta, per esempio, ragazzi, quelli che spesso saltano la coda perché devono semplicemente ritirare, ad esempio, dei moduli. Quindi magari chiedono: permettete, permettete, saltano la coda, non sono furbi, ma perché è un'operazione talmente semplice. Spesso li mettono da parte proprio per non far fare code per queste cose così futili, però spesso capita che qualcuno, non trovando i moduli da nessuna parte, chiede la cortesia di andare un attimo davanti allo sportello, quindi in questo caso rivolgersi da Ciro per prendere un modulo. La cosa potrebbe scocciare a Luca perché potrebbe dire: vabbè, comunque insomma mi stai facendo perdere tempo, anche se è poco tempo, però comunque mi allunghi il tempo mio di attesa, perché al tuo tempo di reazione da parte di Ciro che ti dia il modulo, io devo anche aggiungere il tempo mio, che comunque sarà un tempo che dovrò trascorrere per elaborare le mie necessità. Aldo cos'è? Abbiamo detto che è un semplice usciere che sta lì a controllare. E che vantaggio avrebbe secondo voi a far sì che Luca venga prima di Rosa o Rosa venga prima di Luca? Vediamo, c'è qualcuno che lo sa? Qualche ipotesi? No. Ve lo dico io. Aldo, essendo un usciere, diciamo, lo scopo è sempre quello di lavorare. Per lui lo scopo è quello di lavorare il meno possibile, no? Quindi se può risparmiare del lavoro, ben venga. E quindi è ovvio che più ci sono persone in sala, più lui deve essere attento. Se è un attento alla sorveglianza, più c'è traffico, più deve controllare. Quindi meno persone ci sono, più Aldo è contento. Allora è ovvio che lui preferisce trovare strategie che facciano ridurre quanto prima questa coda. Allora, fatto questa osservazione, vediamo che effettivamente i punti di vista sono fondamentali, perché le strategie dipendono molto da qual è il punto di vista sul quale dobbiamo porci per ottimizzare il calcolo, la strategia da mettere in atto per sbrigare, in questo caso, Rosa e Luca. Allora, questa è una cosa che terremo adesso presente, perché nella fattispecie vedremo che effettivamente se io applico un criterio semplice, quale quello che è il primo entrato e il primo che elaboro, sicuramente proprio per definizione, per costruzione, essendo un
una strategia estremamente elementare, non mi comporta del calcolo, non mi comporta io Aldo, per esempio, se sono io a decidere a chi devo servire, non mi comporta di andare a chiedere, scusate, tu che devi fare? Tu devi tirare raccomandata, tu devi tirare dei moduli, tu devi pagare delle bollette. Quindi Aldo dovrebbe farsi un'idea, perché alla fine, se ha una concezione su quello che le persone devono fare, più può dare un'indicazione abbastanza precisa su chi è meglio che venga prima, no? Quindi diciamo che tutti questi punti di vista messi insieme effettivamente creano un importante ventaglio, un importante ventaglio di possibilità che ne abbiamo. Ho già anticipato qualcosa, ma poi la devo dire meglio, che una delle strategie frequentemente adottate è proprio first come, first serve, cioè il primo che entra è il primo che viene servito, che, come ho subito anche già anticipato, è una strategia che comporta un bassissimo dispendio di energie. Bene, vediamo quindi i concetti fondamentali. L'obiettivo della multiprogrammazione, lo scopo generale, è quello di far sì che la CPU sia sempre sotto pressione. Intesa in che senso? Nel senso che, ecco, io, direttore dell'ufficio postale, sono contento se vedo tutti gli impiegati che stanno lavorando, perché se stanno lavorando tutti quanti, prima facciamo, prima ce ne andiamo. Quindi massimizzare l'uso di tutti, cioè non devo vedere nessuno degli impiegati con le mani in mano. Quindi dal punto di vista gestionale, il sistema operativo deve sbrigarsi il prima possibile, deve far sì che tutti quanti siano al lavoro. In qualche modo deve evitare quello che spesso viene detto, l'effetto convoglio. Perché se le persone che sono all'interno dell'ufficio postale, dove immaginiamo, come attualmente avviene in quasi tutti gli uffici postali ormai, ci sono tanti sportelli. Sicuramente sono degli sportelli specializzati per alcune cose, alcuni sono polifunzionali, però diciamo che la cosa importante è evitare che si vengano a creare delle code a vantaggio di tutti. Quindi, se io al mio interno della macchina ho più CPU e quindi ho la possibilità di mandare l'elaborazione su tanti CPU, devo far sì di equilibrare le code in modo tale da avere un carico più o meno uniforme su tutti gli elaboratori, su tutti i CPU in questo caso. Perché prima quanto più corte sono le code, scusate, quanto più corte sono le code, più rapido sarà la conclusione di tutto, il lavoro di tutti, e quindi quanto prima potrò chiudere l'ufficio postale. Quindi il concetto fondamentale è quello di massimizzare l'uso della CPU. E la CPU ovviamente può trattare un solo processo alla volta, che per sua natura, diciamo, esegue sequenzialmente i conteggi. Diciamo che quando la CPU elabora, elabora, poi si sospende per elaborare il processo successivo. I processi ovviamente si alternano nella loro esecuzione perché passano continuamente. Se vi ricordate il grafico degli stati di un processo, no? Dei 5 stati di un processo, ogni processo si alterna continuamente tra situazione di pausa ed elaborazione, pausa ed elaborazione. Quindi la CPU deve gestire questa caratteristica tra gli stati, tra questi 2 stati del processo. Un processo, quando viene mandato in esecuzione, ciò che avviene è un burst di calcolo. Che significa? Appena io faccio doppio clic su un programma, se voi osservate, subito la macchina ha un picco di elaborazione, se ci fate caso, cliccando per esempio su Photoshop, su Word, un'applicazione, ne dico una qualsiasi, osserverete subito la lucina dell'hard disk che subito si accende, quindi c'è un carico subito dell'hard disk che deve caricare, se non è già caricata da qualche altra parte, l'applicazione. E poi la CPU deve svolgere subito quelle operazioni preliminari per iniziare a elaborare il processo. Quindi all'inizio dell'elaborazione, qualunque sia il processo, anche se è un processo banale, stupido, diciamo così, in qualche modo ha un picco iniziale, un picco iniziale perché è dovuto proprio a questo burst di computazione iniziale. E si alternano poi dopo fasi un po' più tranquille, che poi vedremo, analizzeremo, avremo modo di analizzare successivamente. Ecco, in realtà,
Quanto detto è ben schematizzato in questa scheda, dove vedete che ci sono alternanze di esecuzioni con sequenze di CPU con sequenze di operazioni di I/O. Vedete c'è un'alternanza dove c'è questo rettangolino giallo qui, qui e qui, e poi per esempio c'è una situazione di attesa, attesa, attesa. Cioè questo flusso qui, immaginate che sia un programma, no, che stai eseguendo, quindi che inoltre entrate in memoria centrale, io so già che sono processi, quindi non guardate se dico programma o processo, perché sappiamo bene, siamo chiariti. Allora, che succede? Il programma va in esecuzione e quindi ha questa sequenza di esplosiva di istruzioni iniziali, poi magari aspetta, per esempio, per dei dati della tastiera. Poi riprende a calcolare, poi aspetta perché deve salvare su un hard disk, poi riprende a calcolare e poi aspetta perché sta stampando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un programma, un processo si alterna tra stati di elaborazione e stati di attesa. Questo grafico, ecco, questo qui illustra un po' quello che avevo poco fa detto, cioè il fatto che la nostra CPU, appena viene mandata in esecuzione un processo, subito ha questo picco di elaborazione che poi nel tempo si assesta. Ci saranno anche, ovviamente, dipendenze da quelle che saranno le funzionalità dell'applicazione che abbiamo lanciato, dei picchi di calcolo. Però diciamo che comunque, a prescindere dalla specificità dell'applicazione, questo picco, questo burst, questo scoppio, così è la definizione di burst iniziale, ci sarà sempre. Lo scheduler della CPU, quindi, in qualche modo deve, partendo un po' da queste considerazioni che stiamo via via dettagliando, deve decidere effettivamente di come elaborare questi processi che sono messi in determinate code. E il primo passo, che dobbiamo, effettuare è di comprendere quando, la CPU può intervenire, cioè quali sono i momenti nei quali la CPU decide, ok, adesso è il momento in cui devo fare una scelta, cioè quali sono i momenti in cui viene messa in discussione la priorità, la scelta del prossimo processo da dove andare in esecuzione. Allora, se vi ricordate, vi conviene riguardare bene quel grafico dei 5 stati nell'esecuzione dei processi. Quando, in quale momento la CPU viene sottoposta allo scheduling, cioè il sistema operativo schedula qual è il prossimo processo che deve essere elaborato. Allora, dipende molto da un fatto, se la natura del nostro sistema è preemptive o non preemptive. Allora, ricordate ragazzi, questa è una cosa che abbiamo già detto, ma non ci dispiace dover ripetere. Ricordate quindi che ricordiamo insieme che preemptive e non preemptive sta a indicare se il nostro sistema è prelazionabile o meno. Che significa? Ripetiamolo, non ci stanchiamo. Prelazionabile significa che sul nostro sistema a un certo punto subentra un nuovo evento, una nuova condizione per la quale un processo che arriva dall'esterno ha maggiore priorità, noi possiamo strappare le risorse dalle mani del processo attuale che sta in quel momento di esecuzione per concedere al nuovo processo. Quindi significa che noi diamo la possibilità di prelazionare le risorse a vantaggio di un processo che ha maggiore priorità. Ecco. Quindi questo è molto importante perché è chiaro che se arriva un processo con grande priorità, noi dobbiamo a quel punto decidere, e presumibilmente lui sarà il vincitore, su chi deve effettivamente elaborare il prossimo quanto di tempo, no? Però, se invece abbiamo a che fare con sistemi non prelazionabili, che significa non prelazionabili a questo punto, di converso, sia sistemi nei quali un processo non può essere interrotto se non quando lui ha terminato di fare le cose che deve fare. Quindi in questo caso, anche se arriva un processo ad elevata priorità dall'esterno, ma se il mio sistema non sa gestire la priorità maggiore, quindi il preemptive, la possibilità di strappare quindi le risorse dal processo attuale,
Quindi il processo che è entrato oppure a maggior priorità dovrà attendere che venga terminata l'elaborazione del processo attuale. Diciamo che volendo schematizzare queste cose che ho detto, dovremmo dire che le decisioni appunto riguardanti lo scheduling della CPU si possono prendere in quale circostanza? 1. Quando il processo passa dallo stato di esecuzione a quello di attesa, oppure quando un processo termina. Questi che ho colorato in rosso, quindi il numero 1 e il numero 4, sono delle situazioni in cui chi decide, chi sta decidendo, adesso è il momento giusto per poter fare la prossima scelta, lo sta dicendo il processo stesso, perché il processo a un certo punto da solo, se passa dallo stato di esecuzione a quello di attesa, perché lo fa? Perché magari attende dei dati da tastiera, dei dati da internet, dei dati da un device qualsiasi. Quindi è il processo che lo decide, quindi in maniera autonoma. Quindi soltanto in quell'istante la CPU eventualmente potrà essere soggetta a una nuova scelta, perché qualcuno, appunto, autonomamente ha deciso di uscire fuori per una serie di motivi legati all'attesa. Quindi in questo caso è il caso in cui il processo termina, perché la terminazione di un processo, se termina in maniera naturale, senza morti violente, se un processo termina, significa che ovviamente ha finito la propria computazione. Quindi diciamo che la fase 1, cioè l'item numero 1, il caso numero 1 e il caso numero 4 sono accomunati dal fatto che a deciderlo non è il sistema operativo di quando fermarsi, ma lo decide la pausa momentanea o il fermo nel caso 4, lo decide il processo, quindi se è terminato il caso 4 o se deve aspettare dei dati. Negli altri casi, cioè il 2 e il 3, sono casi invece legati allo schema, non allo schema preemptive, cioè il processo può essere prelazionato. Quindi i casi, questi qua scritti in verde, sta a significare che se arriva un nuovo processo dall'esterno che dimostra di avere una priorità maggiore, effettivamente noi dobbiamo congelare momentaneamente quello che c'è in esecuzione, quindi strappargli tutte le risorse per far andare in esecuzione il processo nuovo. Quindi ricordiamoci, preemptive e non preemptive. Queste sono due situazioni, due strategie, due modelli fondanti per stabilire qual è il momento opportuno per effettuare una nuova scelta per la gestione di quale processo dovrà essere mandato in pasto alla CPU al tempo T più 1, all'istante successivo. Dispatcher. Cos'è il dispatcher? Il dispatcher è il modulo reale che manda in esecuzione il nuovo processo, quindi che dà il controllo della CPU per scandire le istruzioni del nuovo processo. Ovviamente tutto questo comporta dei tempi, perché per congelare il processo uscente e scongelare il processo entrante non è a tempo zero, ha un certo tempo delta T. Quindi in qualche modo questo tempo è un tempo che non può essere escluso dal ragionamento se conviene o non conviene effettuare questo scambio. E voglio fare un esempio banale, ragazzi. Se ad esempio nel nostro sistema, quindi parliamo di un sistema di natura preemptive, quindi prelazionabile, quindi che può gestire una priorità maggiore, se arriva dall'esterno un processo con maggiore priorità, allora a quel punto il sistema operativo dovrebbe dire: ok, adesso tu, siccome c'è un'elevata, c'è il codice rosso, c'è un'elevata priorità, io tolgo chi sta elaborando dalla CPU e metto te. Ma attenzione, ragazzi, perché se immaginiamo, e qua anche in questo momento anticipo qualcosina degli algoritmi che andremo a vedere tra poco, se qui in questa circostanza il processo che attualmente è in esecuzione, pur avendo bassa priorità, ma se lui per completare la sua elaborazione gli manca proprio un'antecchia di tempo, ma a quel punto guarda, ci metterei più tempo a scambiare, scongelare e congelare, rimetti, congela lui che ha poca priorità e buttalo fuori, scongela l'entrante che ha elevata priorità e buttalo dentro, perderei più tempo. Perché magari il processo, appunto, come ho detto, il processo che sta in quel momento di elaborazione, gli manca un'antecchia per finire, quindi tanto vale aspettare. Quindi in questo caso diciamo che la maggior priorità la fa sì il processo che arriva dall'esterno, però in primis la fa il tempo che occorre al processo
per poter terminare. Quindi se il processo attuale c'ha un pochissimo tempo da terminare, va bene, ma finisci, vai con Dio, finisci di lavorare e poi facciamo il successivo, perché altrimenti mi costerebbe molto più tempo scambiare e poi riscambiare nuovamente. Quindi questi tempi di continuo cambio e scambio sono proprio definiscono proprio quello che si chiama la latenza di dispatch, cioè proprio il tempo richiesto dal dispatcher, che sarebbe questo modulo del sistema operativo, per effettuare tutti questi cambi e scambi. Allora, vediamo adesso dei criteri. Ecco, qua ci ricolleghiamo, i criteri di scheduling, ci ricolleghiamo alla slide che vi ho fatto vedere, quella dell'ufficio postale, perché abbiamo detto che dipende dai punti di vista, cioè quando io voglio ottimizzare un sistema non è che ottimizzo tutto, cioè questa è una cosa banale, potrei fare mille esempi su questa circostanza. Per esempio, ecco, una cosa che mi viene in questo momento in mente, col vostro navigatore, quando voi volete raggiungere una certa destinazione e la impostate sul navigatore, il navigatore non è che vi dà una risposta univoca, no, vi chiederà: ma tu vuoi raggiungere il posto X, ma lo vuoi raggiungere nel miglior tempo possibile? Lo vuoi raggiungere facendo meno chilometri possibile? O magari, non so, altre strategie. Quindi l'obiettivo non è univoco, magari si potesse raggiungere un obiettivo ottenendo tutti i parametri al contorno al massimo, purtroppo non è così. Quindi in qualche modo bisogna definire quali sono gli obiettivi, i criteri da dover raggiungere. E in questa schermata, appunto, sono alcuni dei criteri, ragazzi. Per esempio, abbiamo al numero 1 il massimo utilizzo della CPU. E vabbè, questo l'abbiamo detto perché è anche un po' come nell'ufficio postale, tutti gli impiegati devono essere al lavoro, in modo che il direttore è contento e se ne va prima, no? La massima della produttività, quindi il numero dei processi da completare. O completati nell'unità di tempo, anche questo è un parametro che dovrebbe essere massimizzato, quindi dobbiamo comportarci per aumentare al massimo per il massimo valore da questo parametro. Il minimo, vedete ragazzi, non è soltanto massimizzare, alcuni si ottiene l'ottimo minimizzando, e in questo caso sono tre, uno, due, tre, gli ultimi tre. Il minimo tempo di completamento, quindi il tempo necessario per eseguire il processo, il minimo tempo di attesa, di attesa medio. Per esempio, ragazzi, facciamo finta che l'ufficio postale, le due persone che c'erano che dovevano risolvere i loro problemi, se ben ricordo, Luca e Rosa, sì, erano Luca e Rosa. Luca, per esempio, ha bisogno per essere trattato, ha bisogno di 5 unità di tempo, Rosa ha bisogno di una unità di tempo. Se mando prima, risolvo prima il problema di Luca, allora Luca dovrà impiegare le sue 5 unità di tempo e se ne va via dopo 5 unità di tempo. Rosa invece dovrà aspettare Luca che impiega le sue 5 unità di tempo per fare quello che deve fare, più la sua unità di tempo. Quindi diciamo che prima di andare via, Luca avrà aspettato 5 unità di tempo, che sono le sue perché era il primo, non deve aspettare nient'altro, mentre Rosa ha dovuto aspettare quelle di Luca più la sua unità di tempo. Quindi Rosa uscirà dopo 6 unità di tempo, giusto? Giusto? C'è qualcuno che dice di no? È così, è così. Quindi diciamo che in questo caso, se osserviamo il principio di servire prima Luca e poi Rosa, quindi in questo caso avremo un tempo di uscita dall'ufficio postale di Luca di 5 e di Rosa di 6. La media è di 5 e mezzo, giusto? Ok, 5 e mezzo. Invertiamo. Se invece ecco, Aldo, il manager, dice: vabbè, ragazzi, tu devi fare questo, tu devi fare questo, facciamo una cosa, facciamo andare prima Rosa dall'impiegato e poi Aldo. Che succede a questo punto? Rosa impiegherà una unità di tempo perché doveva fare soltanto una cosa molto rapida, mentre Luca impiegherà una unità di tempo più le sue 5 unità di tempo, per un totale di 6 unità di tempo. Quindi Rosa aspetta 1, Luca aspetta 6. Quindi la media 6 più 1 fa 7, la metà è 3,5 contro i 6,5. Ok? Quindi guardate come invertendo l'ordine, per Ciro, che è l'impiegato dell'ufficio postale, non gliene frega niente, perché tanto in qualche modo la somma è sempre la stessa, sempre dovuto fare le sue brave 6 unità di tempo totali, 5 per Luca e 1 per Rosa.
Ma per Aldo no, per Aldo la situazione cambia, cambia perché ha dovuto, come dire, far vigilanza con un numero inferiore, medio, di persone nell'ufficio postale. E cambia anche per l'osservatore esterno al sistema, perché le persone comunque, insomma, hanno possibilità anche di fare altre attività. Rosa, se esce prima, può fare la spesa, può fare altre cose. Tutto questo per dire che tutti questi criteri, ragazzi, sono rapportati alla logica dei progettisti dei sistemi operativi, che ben ragionano sui modelli sociali, che ormai sono da tanti anni consolidati e quindi funzionano bene, quindi si attinge spesso proprio ai modelli sociali. Quindi minimo tempo di attesa, il tempo di risposta minimo, ecco, anche qua faccio il tempo di risposta e il tempo che occorre da quando io ho cominciato, sono pronto. Ma fin quando il sistema non mi prende in considerazione, io sono pronto, sono pronto, sono pronto, ma non posso far nulla fin quando il sistema non mi dà l'ok, fin quando in questo caso Ciro, no, scusate, Aldo, Aldo, il manager, fin quando il manager non dà l'ok, io devo aspettare. Io sono entrato in ufficio postale, sono pronto, ma finché Aldo mi dice qualcosa, io devo aspettare. Quindi bisogna cercare quindi di minimizzare proprio non solo il tempo di attesa, ma anche il tempo di risposta, da quale potevo aspettare per avere la risposta io. Allora, questi sono alcuni dei parametri, ragazzi, ma ce ne sono un'infinità. Per esempio, la voglia di aggiungerne, quando sono uno, tre, quattro, sono cinque parametri, sì. Io ne aggiungo un sesto, mi permette di aggiungerne un sesto, qualcuno si lamenterà. Spesso conviene gestire la CPU in maniera tale che, pur avendo una performance media peggiore, però la sua gestione fa sì che i tempi di attesa di ciascuno non abbiano un'elevata varianza. Mi spiego, ragazzi, voglio farne un esempio banale che riguarda proprio voi. Immaginate la vostra situazione curricolare, i voti che prendete. Allora, ci sono persone che, per esempio, facciamo finta che Pingo Pallino abbia una media del 24, avendo preso voti che si aggirano abbastanza in maniera stretta intorno al 24. Ha preso 22, 23, 24, 25, 26, 24, 25, 23, 24, cioè ha preso una serie di voti per cui il 24 è realmente rappresentativa dell'andamento del ragazzo. Io potrei avere comunque la media del 24, ma avendo una varianza maggiore. Cioè, gente che ha preso, quindi ha come media 24, ma ha preso 20, un 30, 30, un 18, 3, cioè alla fine una media 24, ma prendendo voti su una gamma molto più ampia, quindi una varianza maggiore. E diciamo che io potrei preferire quello che ha una maggiore stabilità, perché il ragazzo che ha 24, magari non sarà un'eccellenza, però io so che quel ragazzo, quanto mi può rendere, che cosa mi può dare, perché è molto stabile, è molto costante nel suo rendimento. Cosa che invece, per esempio, chi prende 18 e prende 30, dimostra una scarsa costanza. Effettivamente è così. E quindi, rapportato questo discorso al sistema operativo, che significa che relativamente al tempo di risposta, cioè quando devo aspettare, sono entrato, boh, mi vuoi sbrigare, io potrei preferire un algoritmo che complessivamente è peggiore rispetto a un altro che sotto il profilo del tempo di attesa, su altri, anzi, scusate, sull'utilizzo della CPU, su una serie di altri parametri. Però fa sì che più o meno tutti i processi che sono entrati, più o meno non ci sia una grande disparità. Uno deve aspettare 2 minuti per essere elaborato, un altro deve aspettare 2 secondi. No, diciamo che io potrei trovare un compromesso. Far aspettare tutti i processi un tempo medio più o meno simile, il 24 per intenderci, anziché prendere una strategia che differenzia molto, uno aspetta invece 2 secondi, un altro aspetta 20 anni, quindi troppo tempo, quindi, e però magari potrebbe avere una performance migliore, però io preferisco quella che è costante. Quindi, detto questo, ragazzi, è importante comprendere che ci sono una variegata, ma proprio ampia serie di strategie che, in base a quelli che sono gli obiettivi, quindi questi qui che abbiamo su questa slide, sono alcuni, ragazzi, alcuni che sono sicuramente tra quelli più importanti, non per questo li ho messi qui, proprio per questo motivo, no?
Ma ce ne si può inventare tanti. Io ho inventato la varianza, che potrebbe essere un altro obiettivo. Quindi minimizzare la varianza, far sì che non ci sia una varianza troppo larga tra i vari processi, nelle aspettative di attesa, facciamo un esempio, no? Bene, detto questo, se fossimo stati in aula, qualcuno avrebbe già detto pausa, pausa, con la mano nascosta per non farsi udire. Ma vabbè, ma tanto, che dite, continuate? Tanto voi mi dite bene, possiamo continuare? Eh? Siete lì. Ragazzi, stiamo tranquilli? Mamma mia, che metodi cruenti per fare pausa. Se volete fare pausa, bastava che alzavate il dito e dice faccio pausa. Nessuno l'ha alzato. Vabbè, allora abbiamo definito i criteri di scheduling e in base ad essi decidiamo poi come realizzarli. Vediamo intanto gli algoritmi di scheduling. Allora abbiamo detto, ho già accennato qualcosa, il primo di essi si chiama l'FCFS, First Come, First Served. In realtà il First Come, First Served, come dice la stessa parola, tratta subito il primo arrivato, effettua una coda in base ai tempi di arrivo, no? Quindi supponiamo in questo caso, però, in questo esercizio che stiamo vedendo è abbastanza un po' in contraddizione con quello che ho detto, perché in realtà stiamo assumendo che abbiamo tre processi, P con 2, P con 1, P con 2, P con 3, arrivati tutti e tre all'istante 0, però decidiamo di risolvere questa ambiguità, perché arrivano tutti e tre insieme, di assumere che sia arrivato un istantissimo prima P con 1, poi subito dopo, immediatamente dopo P con 2, poi immediatamente dopo P con 3. Quindi a questo punto, siccome stiamo utilizzando l'algoritmo del primo che è arrivato, quindi dobbiamo subito eseguire, mandare in esecuzione P con 1. E in effetti P con 1 va in esecuzione, parte all'istante 0 e arriva all'istante 24, perché ha una durata di 24 unità di tempo. Quando ha consumato le sue 24 unità di tempo, subito dopo va in esecuzione P con 2. Perché è il secondo arrivato, consuma le sue 3 unità di tempo, parte a 24 ed arriva a 27, dopodiché, analogamente, P con 3 parte a 27 perché 27 è finito P con 2, consuma le sue 3 unità di tempo, eccole qui, e arriva a 30. Allora, ciò che viene sempre chiesto, ragazzi, è di calcolare il tempo di attesa medio, cioè quanto un processo deve aspettare prima che questo venga mandato in esecuzione. Allora, in questo caso diciamo che dobbiamo calcolarci i tempi di attesa di ciascuno di essi. Quindi il tempo di attesa di P con 1 è 0. Perché? Perché come è arrivato, tutti e tre sono arrivati a 0, no? Però come è arrivato, P con 1 è stato pure mandato in esecuzione. Quindi il tempo di attesa di P con 1 è nullo, è 0, no? Vedete qui. Poi va in esecuzione perché è arrivato P con 2, abbiamo stabilito di mettere in griglia il successivo P con 2, che parte da 24 perché 24 è il momento in cui è terminato P con 1 ed arriva a 27, perché 24 più 3 le sue unità di tempo per essere eseguito e arriva a 27. Dopodiché parte finalmente P con 3, che parte da 27 più 3 unità di tempo di durata della sua elaborazione, e da 27 arriva a 30. Dunque, in questo caso diciamo quindi che P con 3 deve aspettare 27 unità di tempo, P con 2 24 e P con 1 0. Quindi per calcolare il tempo di attesa medio dobbiamo fare nient'altro che fare la somma di 0 più 24 più 20, 24 e 27, 51, sì, diviso 3, 17. Allora ricordiamoci di questo parametro. Perché vi dico ricordiamoci? Perché adesso proveremo a svolgere lo stesso esercizio e vedere che succede se per caso andiamo un pochino a cambiare qualcosa. Che cosa? Visto che stiamo utilizzando la tecnica del primo arrivato e il primo che viene servito, andiamo a modificare proprio l'ordine di arrivo dei processi in cui intendiamo elaborarli. Ragazzi, faccio subito notare una cosa, che il tempo totale qui è di 30 unità di tempo, da 0 a 30. Cioè, dal punto di vista della CPU, per ritornare alla slide dei punti di vista, dal punto di vista della CPU non è che cambia tanto, perché per la proprietà commutativa dell'addizione, come permuto a permuto, la somma è sempre quella. Cioè, o prima faccio P con 1, P con 2, P con 3, o faccio P con 3, 2, tutte le possibilità che abbiamo,
Non cambia, cioè alla fine comunque 30 unità di elaborazione sono e 30 restano, diciamo. Questo diciamo come fatto generale. E beh, invece che cosa succede? Appunto, cambiando leggermente, giocando un pochino a cambiare i parametri. Quindi ricordiamoci ragazzi, in questo caso abbiamo calcolato un tempo di attesa medio 17, cioè in media un processo per essere preso in considerazione deve aspettare 17 unità di tempo. Vedete che anche ad occhio ragazzi, che non è buono. Perché vedete che due sono arrivati praticamente quasi subito, tre e tre. Siccome sono stati sfortunati, perché sono arrivati un istante dopo che il lentone, questo 20, pi con 1, che dura 24 secondi, siccome è arrivato il primo, loro sono costretti ad aspettare pi con 1. Quindi questo esempio è stato, come potete osservare, è stato costruito apposta per farvi notare quanto sia paradossale il fatto di dover attendere qualcosa di grosso, di importante come 24, quando loro avevano 3 e 3 unità di tempo da consumare. E infatti, diciamo, vediamo cosa succede cambiando un po' l'ordine delle cose e vedere se e come e quanto migliora. Quindi, in questo caso, ricordiamoci che abbiamo 17 come tempo medio. Allora, vediamo sempre l'FCFS, quindi con un ordine diverso. Quindi, in questo caso, fingiamo che l'ordine sia non 1, 2, 3, ma 2, 3. 1. Quindi eccoli qua scritti nel diagramma di Gantt, 2, 3, 1. Allora, se pi con 2 dobbiamo darlo subito in elaborazione, in questo caso lui attenderà 0, 0 istante, perché è arrivato ed andrà in esecuzione. Pi con 3 deve aspettare che finisca pi con 2, quindi parte a 3. Pi con 3 parte a 3, sì, esatto, sì, eccolo qui, scritto sì. E poi pi con 1 invece parte a 6 perché deve aspettare la terminazione di pi con 2 e pi con 3 che terminano entrambi a 6, in totale termina a 6. Tempo totale ragazzi sempre 30 e, vedete? Sempre 30 e. Però in questo caso quando vado a fare la media, prima era 17, no? E invece adesso se faccio 6 più 0 più 3, 6 più 0 più 3 fa 9, 9 diviso 3 perché sono 3 i termini che dobbiamo sommare, fa 3. Ragazzi, 3 a 17, vedete che grande vantaggio di tempo, che è un grande, sicuramente un grandissimo miglioramento rispetto al caso precedente, però diciamo che quest'ordine l'abbiamo, come dire, fortuitamente cambiato e quindi abbiamo ottenuto questo risultato. Sicuramente dal punto di vista dei vantaggi, benefit che ha questo algoritmo, che è estremamente rapido. Perché la scelta viene fatta senza ragionamenti, nel senso che il primo che è arrivato è il primo che viene servito. Però si viene a creare quello che viene chiamato comunemente l'effetto convoglio. Perché? Perché come visto soprattutto nel caso precedente, dove ci sta una sequenza in attesa, ecco, c'erano i due processi piccolini da 3 e da 3 che devono aspettare il pesantone da 24, quindi creano un convoglio. Quindi questo è un effetto che non vogliamo, è un effetto indesiderato. E vedremo che effettivamente con qualche altro algoritmo ciò si riesce ad avere qualcosa in più. E in effetti parliamo subito del secondo degli algoritmi che si chiama algoritmo SIF, che è l'acronimo di Shortest Job First. Che cosa fa questo algoritmo? In questo algoritmo, nel momento in cui deve effettuare una scelta, sceglie, preferisce, dà maggior priorità all'algoritmo che ha minore tempo di calcolo davanti ancora da fare. Quindi, per esempio, nel caso dell'ufficio postale, il gestore Aldo, se deve scegliere chi sarà il prossimo, non fa secondo la coda di arrivo, ma sapendo che cosa devono fare ognuno di loro, quindi sa quanto tempo occorre per ognuno di loro, sceglierà di far andare subito in esecuzione, quindi all'impiegato della posta, quello che ha meno da fare. Questo è un grande vantaggio. Qui sappiatelo che quando voi andate all'ufficio postale per prendere un bollettino postale, in effetti state in qualche modo dando priorità proprio a questa strategia di priorità in cui diciamo, chi ha meno cose da fare più rapido deve essere subito risolto. Di questo algoritmo, il SIF, abbiamo però due varianti. Quali sono queste due varianti? Abbiamo quella preemptive e non preemptive, preemptive e non preemptive. Preemptive significa con prelazione o senza prelazione. Ricordate che prelazionare significa la possibilità di dare a un certo processo di interrompere chi sta in esecuzione a vantaggio di chi ha maggior priorità.
Invece senza prelazione significa che al momento prossimo o possibile di scelta, e abbiamo visto quando, abbiamo visto nella slide precedente, al momento di scelta, solo quando sarà possibile, ma sarà possibile soltanto quando il processo che attualmente sta in esecuzione termina, quindi quando avrà terminato con calma, tra virgolette con calma, si sceglierà il processo che ha meno istruzioni nel futuro, guardando avanti, quindi da elaborare. Quindi la differenza tra l'algoritmo senza prelazione con quello con prelazione consiste nel fatto che quello con prelazione effettivamente quando entra in gioco, anche se c'è qualche processo che sta in esecuzione, ha il diritto di interromperlo, quindi ha la capacità di poter far congelare il processo che stava eseguendo e di andare lui stesso in esecuzione e poi dopo con calma l'altro processo che è stato congelato, è stato buttato temporaneamente fuori, rientra dentro per poter essere elaborato. Quindi questo significa un po' in poche parole il concetto di prelazione. L'algoritmo SIF è un algoritmo ottimale, significa che per come è stato realizzato e come è stato costruito, effettivamente trova l'ottimo del tempo di attesa, quindi è un fatto molto positivo. Quindi questo è il suo vantaggio, quindi diciamolo subito, questo è il suo vantaggio, ma ha un grande svantaggio, uno quindi è l'elaborazione, quindi ovviamente bisogna fare qualche calcolo, no? Ma c'è un altro svantaggio, vediamo se qualcuno lo indovina. 3, 2, 1, pa, nessuno ha indovinato. Allora, questo vantaggio qual è? Questo svantaggio qual è? È che noi stiamo facendo un'affermazione che è un controsenso. Cioè noi diciamo, guardate che anche sulla definizione c'è scritta questa cosa, che diamo maggior priorità al processo che ha meno tempo davanti ancora da eseguire. Ma chi lo conosce questo tempo? La sfera magica mica è stata inventata. Quindi la difficoltà sta nel comprendere quale possa essere il tempo davanti di un processo, in modo da capire se ha una certa priorità o meno rispetto ad altri processi. Non anticipo niente perché ne parliamo tra qualche istante, però già vi ho dato lo spunto, vi ho fatto capire che lo svantaggio di questo metodo è sia il calcolo, sia il fatto che teoricamente noi non possiamo conoscere il futuro, quindi non possiamo sapere nel momento in cui andrà effettuata la scelta a chi devo riferirmi, quale sarà quello che avrà meno istruzioni davanti possibili. Bene, ne parleremo tra qualche istante, però in primis dobbiamo fare anche qui un esempio in modo da consolidare il concetto di SIF. Allora facciamo due esempi relativi a un SIF senza diritto di prelazione e poi ne faremo uno con diritto di prelazione. Allora, questo esempio comporta, vedete, ci sono in questo caso tre colonne. La colonna che identifica il processo, P con 1, 2, 3 e 4, l'istante di arrivo di ciascuno di essi, quindi P con 1 arriva dall'istante 0, P2 all'istante 2, P3 all'istante 4 e P4 all'istante 5, e per ognuno di essi anche la durata, 7, 4, 1, 4. Allora, applichiamo in questo caso, se questi sono i parametri di ingresso del nostro problema, applichiamo il SIF senza diritto di prelazione, cioè il non preemptive. Bene. Allora, applicando il diritto non preemptive, allora cosa succede? Cominciamo a elaborare. Allora, partiamo all'istante 0. Quando siamo all'istante 0, ma tra chi possiamo effettuare la scelta? Se vedete, P con 1, 2, 3, 4, arrivano 0, 2, 4, 5, che significa che all'istante 0 non c'è ambiguità. Cioè, all'istante 0 io potevo scegliere soltanto P con 1. E in effetti P con 1 è andata in esecuzione, subito è andata in esecuzione. E quanto dura P con 1? Dura 7 unità di tempo. Vedete, da 0 arriva fino a 7. Nessuno lo può disturbare perché? Perché stiamo applicando uno schema di prelazione non preemptive. Quindi lui, indisturbato, da 0 si fa tutta la sua brava elaborazione ed arriva a 7. Nel frattempo che lui stava elaborando, vedete, P con 2, P3 e P4 sono arrivati. Perché sono inferiori a 7, 2, 4 e 5. Quindi sono già arrivati. Quando P con 1 ha terminato, si troverà davanti ai piedi. Davanti ai piedi no, perché in realtà non ha i piedi. No, perché in realtà ha completato e quindi non gliene frega più nulla. Quindi a quel punto il sistema operativo dovrà capire tra P con 2, P con 3 e P con 4 chi deve scegliere. Allora, stiamo applicando quello che ha meno tempo davanti di elaborazione. Allora, vediamo i loro tempi quali sono. Sono 4, 1 e 4. Chi è il più piccolo? 1. Chi corrisponde? 1 corrisponde a P con 3. E in effetti parte a 7, quando ha finito P con 1,
consuma la sua unità di tempo, eccola qui, e arriva all'istante 8. All'istante 8, quindi restano da elaborare soltanto P con 2 e P con 4. Chi dobbiamo scegliere tra P con 2 e P con 4? Quella di minor durata, ma purtroppo, guardate qua, ci sta un 4 qui e un 4 qui. Quindi chi vogliamo scegliere? In questo caso la scelta è del tutto arbitraria. Per esempio, potremmo utilizzare il criterio di scegliere a parità di durata davanti, quindi 4 e 4, quello che è arrivato per prima. Quindi in questo caso, per esempio, è arrivato prima P con 2. Quindi scelgo P con 2, che ha 4 unità di tempo di elaborazione, parte da 8 ed arriva a 12. Dopodiché resta soltanto P con 4, che ha 4 unità di tempo, parte da 12 più 4 arriva a 16. Vediamo un po' quanto è la media in questo caso. Quindi il tempo di attesa medio. In realtà, dato che è non preemptive, allora abbiamo che P con 1 quando deve aspettare? P con 1 in questo caso aspetta 0, è arrivato ed è stato eseguito. Poi P con 2. P con 2 quando è arrivato? P con 2 è arrivato a 2, però viene eseguito ad 8. Effettivamente viene eseguito ad 8. Quindi, siccome era da 2 e viene eseguito ad 8, ha dovuto aspettare 6 unità di tempo. Poi, vediamo un poco, P con 3. P con 3, analogamente, è arrivato all'istante 4, ma viene preso in considerazione all'istante 7. Quindi significa che ha aspettato 3 unità di tempo. Infine, P con 4. P con 4, quando è arrivato? P con 4 è arrivato all'istante 5, ma viene preso in considerazione soltanto all'istante 12. Quindi, quando devo aspettare da 5 a 12, 7 unità di tempo. Quindi, che significa? Che in totale il tempo di attesa medio totale è 0 più 6 più 3 più 7, quindi sarebbe 16. E facendo la somma diviso 4 per fare la media, significa che il tempo di attesa media è 4. Ragazzi, questa formula che ho scritto qui sotto è da applicare soprattutto anche per il caso successivo della SIF con diritti di prelazione. Perché in realtà serve per calcolare il tempo di attesa, che è uguale al tempo in cui finisce, meno l'istante in cui è arrivato, meno la durata. Quindi, se in qualche modo, diciamo, avete difficoltà a fare questo calcoletto mentale, anche se è abbastanza semplice, voi costruite una tabellina, ma questa poi la faremo dopo anche magari in esercizio, facendo appunto scrivendo questa formula in cima come testata e volta per volta aggiornando i valori sotto. Quindi il tempo di attesa è uguale al tempo in cui finisce il processo, meno il tempo in cui è arrivato, meno quanto è durato. Quindi questo è l'esempio del SIF senza diritto di prelazione. Vediamo invece lo stesso esempio SIF con diritto di prelazione. Allora, in questo caso supponiamo che P con 1 sia dall'istante 0, 2 a 2, 3 a 4, 4 a 5. E la durata rispettiva di sequenza sia 7, 4, 1, 4. Allora, in questo caso vediamo la prelazione come funziona. Dunque, all'istante iniziale, chi abbiamo nella macchina? C'è soltanto P con 1 presente in macchina, quindi va in esecuzione P con 1. P con 1. Però all'istante 2, quando stava elaborando, all'istante 2 è arrivato anche P con 2 e P con 2. Quante unità di elaborazione c'ha? Ne ha 4, quindi bisogna fare il confronto tra 4 che quante unità di elaborazione ha P con 2 e in questo caso è P con 1, però P con 1 non ha 7 unità di tempo da elaborare perché P con 1 all'istante 2 ha già consumato 2 unità di tempo, quindi all'istante 2 P con 1 ha durata di sequenza 5, cioè gli restano ancora 5 unità di tempo da elaborare. Quindi il confronto all'istante 2, istante 2 ancora non esistono P con 3 e P con 4 che vengono dopo. Quindi all'istante 2, all'istante 2 dobbiamo fare il confronto tra la durata di P2 che è 4 e 5 che è la durata di rimanente di P con 1. Quindi in questo caso diciamo che P con 2 batte P con 1. Quindi vedete che P con 1 viene tolto dall'esecuzione, cioè doveva fare 7 unità, ma siccome questo è prelazionabile, come è arrivato P con 2, che ha effettivamente a quell'istante dimostra sulla carta di avere meno tempo da elaborare, scalza P con 1 e si elabora
quindi P con 2. In effetti, guardando anche sul grafico, senza che parlo di tutto, perché poi è un esercizio, guardate che P con 1 poi alla fine, vedete, risulta poi in esecuzione poi alla fine. Cioè è stato interrotto e man mano che arrivano altre, hanno sempre maggiori priorità e per cui lui alla fine è successo che per essere completato ha dovuto aspettare un sacco di tempo. Però, diciamo, quello che ne beneficia è il tempo di attesa medio, perché guardate, in questo caso, applicando la formulina che vi ho fatto vedere la pagina precedente, quella in rosso sotto, avremo 9 più 1 più 0 più 2 fratto 4 che viene 3. Quindi è un buon tempo medio di attesa. Niente, quindi sicuramente diciamo che questo è un ottimo algoritmo. Però ragazzi, come vi ho detto, vi ho spiegato, soffre della incapacità di poter fare una predizione esatta, questo è il punto, perché si cercherà di fare una predizione, ma non è proprio esatta. E poi diciamo un'altra difficoltà che presenta questo metodo, ragazzi, qual è? Vediamo se qualcuno me la può dire. Sempre nessuno sa niente. L'altra difficoltà, ragazzi, è che noi in questo momento abbiamo fatto un'assunzione. Abbiamo detto, va bene. In poche parole, dal punto di vista della CPU, come li spezzo, come li frammento, in questo caso, per esempio, la durata totale è 16, vedete? La durata totale è 16 in questo caso. E come li permuto per frammento, sempre 16. Questo è un fatto teorico, perché da un punto di vista pratico, ragazzi, il cambio contesto costa, mica è gratuito. Cioè, vedete, ragazzi, io quando sono, per esempio, guardate, quando sono qui, per esempio, devo commutare, devo mettere P con 2, a elaborare e devo scalzare P con 1, vabbè, ma io in qualche modo lo devo buttare fuori, lo devo scalzare il processo, quindi c'è un tempo che di buttarlo fuori e poi riportarlo dentro, e vedete qui e poi riporto dentro, cioè ci sono tanti cambi contesto che deve fare il sistema operativo, cioè deve operare un cambio qui, un cambio qui, un cambio qui, qui e qui, cioè deve fare un bel po' di fatica per realizzare questo algoritmo. Diciamo che per un numero di cambi contesto non troppo elevato ci sta, cioè diciamo l'algoritmo funziona bene. Il problema nasce proprio dal fatto che se cominciano a diventare troppi i cambi contesto non va bene. Tant'è vero che ci possono essere circostanze un po' più sofisticate. Ragazzi, io vi sto spiegando l'algoritmo principale, perché poi ci sono tante derivazioni che migliorano il tronco principale, cioè l'aspetto, la strategia principale. Perché, per esempio, possiamo ipotizzare algoritmi che possono modificare questo stato di cose, nel senso che, cerco di spiegare meglio, facciamo finta che arrivi dall'esterno un processo che ha una maggiore priorità perché ha un tempo di esecuzione davanti minore rispetto al processo che attualmente è in esecuzione. Ma in questo caso si potrebbe verificare una situazione nella quale meglio non applicare l'algoritmo a priorità SIF. Perché? Perché noi conteggeremo anche il tempo del cambio contesto, che potrebbe rendere non valido, non conveniente, non efficace effettuare il cambio contesto. Quindi, perciò, ripeto ancora, queste varianti, cioè questi algoritmi che stiamo, queste strategie che stiamo raccontando, sono molto generali perché poi bisogna valutare anche queste variabili secondarie che in qualche modo lo possono e come no possono influire. In questo caso la variabile secondaria è proprio il cambio contesto. Tra l'altro, ragazzi, vedete che sul grafico noi, quando usiamo i diagrammi di Gantt, vedete che abbiamo attaccato una con l'altra, P con 1 è attaccata a P2, che è attaccata a P con 3, che significa che è attaccata. Cioè noi stiamo presupponendo, per esempio, vediamo in questo caso, finisce P con 4 all'istante 11 e inizia P con 1. Ma è possibile? No. Perché? Perché quando finisce P con 4 all'istante 11, bisogna dargli il tempo al sistema operativo di congelare quel processo P con 4, scarica il suo process control block che è stato aggiornato, prendi in esame il process control block di P con 1, ricarico, fallo partire con il dispatch. Cioè, ci sono dei tempi, non sono gratuiti. Tra l'altro lo sforzo maggiore che stanno facendo proprio gli ingegneri dell'hardware, del software, è quello di cercare di ottenere dei cambi di contesto già sviluppati in modo nativo, cioè già pronti da essere utilizzati il più velocemente possibile, più efficacemente possibile, perché il gioco, tutto, cioè, come dire, la partita si gioca moltissimo proprio sul cambio contesto.
effettivamente se un cambio contesto è enorme, ma allora noi ci conviene, facciamoci un bravo first come, first served e basta, perché i SIF, questi qui per esempio, questi con prelazione soprattutto, che continuamente strappano le risorse ai processi che possono strappare se hanno il diritto, perché hanno il minor tempo di esecuzione, strappano, dicevo, l'esecuzione nel processo attuale e vabbè, ma noi alla fine ci ritroveremo con un pacchetto di cambi contesto enorme che poterli elaborare dovremmo conteggiare un tempo considerevole. Quindi tutti questi algoritmi che stiamo spiegando sono abbastanza teorici, perché poi innestandoci sopra delle variabili al contorno potrebbero invalidare o rendere più logico applicare un algoritmo anziché un altro. Bene, ecco, vabbè, questa slide semplicemente questa è la slide successiva. Sono due slide che dimostrano che cerco di spiegare che, siccome è difficile stabilire il punto proprio di debolezza del SIF, come ho detto all'inizio, cioè noi non conosciamo effettivamente quali sono i tempi di esecuzione di un algoritmo, di un processo. Quindi stabilire se effettivamente, avendo insieme un pool di 10 processi, e stabilire quali loro ha maggiore priorità perché ha davanti un minor numero di istruzioni da eseguire, è fantascienza. Però diciamo che qualcosa in questa direzione si riesce a fare. Che cosa? E si fa una predizione con la forma che era la slide precedente. In realtà, che cosa succede? Si applica una sorta di principio di località. Che cos'è il principio di località? L'abbiamo già spiegato, ma ribadiamo il concetto. Diciamo che un evento, un fenomeno in generale, si comporta nel futuro, nell'immediato futuro, esattamente come si è comportato nell'immediato passato. E questo è un concetto molto generale che vale anche nel settore umano, no? Una persona che sta ridendo il secondo prima, sta ridendo, significa che riderà anche il secondo dopo. Una persona che piange un secondo prima vuol dire che piange anche un secondo dopo. Logicamente, più è ristretto l'intervallo di località di osservazione, più esatta la nostra predizione, perché il futuro è uguale al passato. Però diciamo che noi siamo interessati a una previsione più a lungo termine, cioè più abbiamo la possibilità di vedere avanti, più possiamo garantire alcune cose riguardanti quel tipo di algoritmo, perché l'algoritmo, e soprattutto il SIF, è basato proprio sul conoscere quanto tempo, per esempio, quel determinato processo ha ancora da elaborare. Quindi più è ampia la finestra, più so, però più è ampia la finestra è più difficile calcolare. Quindi insomma un po' un cane che si morde la coda, però diciamo che trovando dei giusti equilibri qualche risposta positiva la riusciamo a ottenere, tale che ci permette comunque di applicare l'algoritmo con buona soddisfazione. Quindi queste qui sono proprio le curve, come vedete in questo caso sono i burst della CPU, quest'onda quadra, vedete questa qui, quest'onda lisciata invece sarebbe la curva di predizione che in qualche modo segue, ci dà la possibilità di stabilire qual è il numero di operazioni che la CPU si troverà a dover avere a che fare. Questi sono esempi di media esponenziale, appunto spiegano un po' quello che ho appena detto. Sono delle formule che cercano, ecco, vedete, tau n più 1, vedete, tau di n più 1 definito in funzione del tempo t con n. C'è un parametro alfa che comincia, inizia dal t da 0, poi 1 e va modificato, è stato modificato, che ci permette quindi di in qualche modo di costruire questa funzione che ha la possibilità di darci qualche indicazione. Bene, guardiamo adesso l'ultimo dei tre scheduling che abbiamo visto, l'FCFS e poi il SIF, le due varianti, il SIF. Guardiamo adesso un altro tipo di scheduling, però prima di parlare di quest'altro tipo di scheduling facciamo una generalizzazione. In realtà gli algoritmi di scheduling costantemente cercano di trovare una priorità, perché si cerca di stabilire, secondo una certa logica, qual è il processo che ha maggiore priorità successivamente. Quindi diciamo che in buona sostanza stiamo cercando di scovare qual è la priorità maggiore che si può assegnare. Quindi infatti si possono essere visti praticamente la totalità,
tutti algoritmi a priorità, perché ognuno di essi cerca di dare una priorità in base a un criterio, a un processo, e quindi su un insieme di processi viene scelto quello che lo ha priorità migliore. Ecco, l'altra cosa che volevo dire prima di passare all'ultimo dei tre algoritmi, ci sono due problemi di cui soffrono questi algoritmi che abbiamo visto adesso. Si chiamano il problema dell'attesa indefinita, che si risolve con la tecnica dell'invecchiamento. Che cosa sta a indicare attesa indefinita? Allora, noi abbiamo stabilito che, ad esempio, nel caso del SIF, nelle due versioni del SIF, noi diamo maggiore priorità al processo che volta per volta si dimostra avere un minor tempo di esecuzione davanti. Però questo è un controsenso, ragazzi, perché poniamo che a un certo punto, un controsenso nel senso che, mi spiego, se c'è un processo che sta in un certo momento elaborando e viene congelato perché è arrivato uno dall'esterno che ha miglior priorità. E facciamo finta, ipotizziamo che dall'esterno arrivino continuamente processi che hanno sempre maggior priorità, maggior priorità, maggior priorità, e allora cosa succede? Allora gli altri processi alla fine non verranno mai eseguiti. Allora, come si può combattere questo problema, che si chiama problema appunto dell'attesa indefinita, ho detto anche starvation, attesa indefinita. Ricordate, ragazzi, questo termine molto noto nel campo dei sistemi operativi, starvation. Starvation significa morire di fame, nel senso che un processo che vorrebbe mangiare, un processo che vorrebbe dare in esecuzione, non gli danno mai la soddisfazione di andare in esecuzione perché arrivano continuamente processi ad alta priorità o quantomeno a priorità maggiore di lui e lui rimane lì senza poter avere la soddisfazione di andare in esecuzione. Come si può risolvere questo problema? Questa problematica, la problematica dell'attesa indefinita dello starvation, si risolve con la tecnica dell'aging, detto anche invecchiamento. In che senso invecchiamento? Si chiama invecchiamento perché ogni qualvolta un processo che voleva andare in esecuzione, però è stato messo in disparte perché aveva bassa priorità, si tiene presente del fatto che avesse bassa priorità e gli si dà un bonus, un punteggio. Ogni volta quindi che lui viene escluso, si incrementa questo bonus, si incrementa, fin quando poi questo bonus raggiunge un valore tale da dover far indurre a prendere per forza in considerazione. Quindi immaginate, se io ho un processo a bassa priorità, non va mai in esecuzione perché c'è sempre chi ha priorità migliore di lui, però ogni volta che viene scartato, lui aumenta la sua priorità. La prima volta, la seconda volta, la terza volta, alla fine, dopo un certo numero di volte, avrà una priorità tale che pur se arriva un processo ad elevata priorità, bisogna seguire lui perché ha aspettato già troppo. Chiaro? Quindi si dice, riepilogando, che la problematica legata all'attesa indefinita, allo starvation, si risolve applicando tecniche di invecchiamento. L'invecchiamento significa proprio incrementare continuamente i no che gli sono stati negati, tutte le volte gli è stato negato, lo incrementa, se lo segna, e quindi invecchia, 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 a un certo punto, prima che muore, visto che invecchia, gli si dà la parola. Ecco, quindi questo è un po' il concetto di scheduling per priorità. Vediamo, ecco, finalmente l'ho annunciato, vediamo anche il terzo di questi algoritmi che si chiama Round Robin. Come funziona il Round Robin? Round Robin è un meccanismo circolare. In effetti si stabilisce un quanto di tempo, una finestra di tempo, un quanto di tempo Q, e lo si assegna in maniera circolare a tutti i processi. Quindi che significa? Se noi abbiamo n processi in macchina, un certo processo dovrà aspettare gli altri n-1 che con lui fa n-n. Quindi quanto tempo deve aspettare al massimo un processo che sta applicando l'algoritmo del round robin? Dovrà aspettare, ecco, c'è scritto qua, ragazzi, vedete, n-1 per q unità di tempo. Avete capito perché? Lo ripeto, perché i processi sono n, il quanto tempo da assegnare è q. Qui bisogna assegnarlo n-1 volte, non n, perché n è con sé compreso, ma io stesso non devo aspettare me stesso. L'ennesimo devo aspettare gli altri n-1. Quindi gli n-1 che stanno in giro, moltiplicati il quanto q di tempo, fa n-1 per q, quindi io al massimo devo aspettare n-1 per q. Perché dico al massimo?
Allora, questo criterio assegna una finestra temporale, però se un processo finisce prima, non è che la restante unità rimane appesa nell'aria e aspetta comunque che si esaurisca comunque per dare la parola al prossimo processo. No, se io finisco prima del tempo che mi è stato assegnato, passo la parola al prossimo processo. Ecco perché si dice al più posso aspettare, posso elaborare per un tempo Q e aspettare per un tempo n-1Q, ma se io finisco prima di elaborare, cedo già la parola al prossimo processo. Ovviamente, per come è stato descritto, il round robin comporta che se io scelgo questo quanto di tempo Q, lo scelgo troppo grande, anzi, diciamo per un quanto di tempo Q che tende a infinito, il round robin tende al scheduling FCFS. Questo perché, ragazzi? Perché se io dico che applico l'algoritmo circolare e ognuno ha un tempo determinato, ma se questo tempo determinato è enorme, allora significa che quando concedo la parola al primo processo, siccome è enorme, lui concederà la parola soltanto quando ha finito al secondo. Il secondo farà lo stesso ragionamento, cioè quando potrà concedere la parola al terzo, quando avrà finito la sua elaborazione, perché il quanto di tempo che ha a disposizione è infinito. Quindi questo applicato a tutti i processi farà sì che se io scelgo di dare un quanto Q di tempo enorme, va a finire che il round robin diventa un processo uguale al first come, first served. Quindi diciamo che questo fatto ci induce a pensare che noi dovremmo scegliere un quanto di tempo Q molto più piccolo. Neanche questo ci va bene, insomma non ce ne va bene una. Perché? Perché se il quanto di tempo Q è troppo piccolino, stressiamo la CPU perché dovrà continuamente, continuamente, continuamente fare cambi di contesto, cosa che neanche ci piace. Cioè, l'abbiamo già spiegata questa cosa, cioè noi ci piacciono quelle situazioni equilibrate dove ci piace cambiare per dare adito a un processo che ha maggior probabilità di andare in esecuzione. Però questo cambiamento lo vogliamo fare, ma lo vogliamo fare non troppe volte, perché altrimenti troppi cambi contesto vanificano la bontà, la qualità dell'algoritmo stesso. E questo è un esempio molto semplice, anche qui, in questo caso, ho fatto un round robin con un quanto di tempo Q fissato uguale a 20. Anche in questo caso, input dell'esercizio viene dato quali sono i processi, P con 1, P con 2, P con 3, P con 4, quali sono le durate di sequenza. Quindi significa, per esempio, P con 3 deve lavorare 68 unità di tempo, così come P con 2 ne deve lavorare 17, P con 1 53 e P con 4 24. Allora, se adottiamo il diagramma di Gantt, come al solito, impilare uno dopo l'altro i processi per vedere visivamente, io li ho colorati per cercare anche di capire meglio come sono realmente eseguiti, in quale sequenza. Allora, se noi cominciamo per ipotesi dal processo primo, P con 1, allora, siccome P con 1 deve lavorare 53 unità di tempo, vedete, allora P con 1 parte all'istante 0. Però, dato che all'istante 20, che è il massimo che gli è concesso, deve concedere la parola a qualcun altro, stacca la sua elaborazione e la concede a P con 2. Logicamente, P con 1 non dovrà più lavorare per eseguire 53 unità, 53 istruzioni, 53 unità di tempo di istruzione, scusate, ma dovrà utilizzare una sequenza che è lunga 53 meno 20. Davanti, ok? Giusto? P con 2, lo facciamo giusto per 2 o 3, non c'è bisogno di farlo per tutto, lo lascio a voi come esercizio. P con 2, logicamente, inizia all'istante 20 e vediamo P con 2 quanto doveva durare? 17. Ecco, vedete, il caso di P con 2 è un caso proprio particolare, perché arriva all'istante 20, ma non li consuma tutte e 20 le unità che gli sono assegnate, perché lui dopo 17 unità di tempo, da 20 a 37, ha consumato le sue 17 unità di tempo, finisce. E quindi non è che dobbiamo aspettare a 40, non è che dobbiamo fare 20, 0, 20, 40, 60, 80, no, perché se finisce prima, logicamente concede la parola prima possibile. Fatto sta che però dopo P con 2 viene P con 3, poi P con 4, vedete la sequenza in questo caso è P con 1, P con 2, P con 3, però ovviamente se manca dal giro, per esempio in questo caso, dunque, manca P con 2, ecco, da P con 1, quando mi trovo qui, da P con 1 non posso più andare su P con 2 perché ha esaurito, quindi P con 1 passa a P con 3, P con 4, P con 1, P con 3, P con 4 e così via. Cioè, quindi quando un processo ha eseguito
tutta la sua elaborazione ovviamente esce fuori dal giro e rimangono sul giro gli altri. Ogni volta si concede quel quanto di tempo che si consuma e si decurta in modo tale da conteggiare correttamente quanto tempo gli resta ancora da vivere prima che gli venga tolto il controllo e scalzato completamente dalla coda. Allora, ragazzi, questo metodo, il round robin, è un metodo che funziona bene soprattutto in un certo tipo di condizione, quella di un'elevata elaborazione. Cioè, un'elevata elaborazione intendo un certo numero elevato di processi, in qualche modo che interviene nel calcolo. Questo perché? Perché è abbastanza democratico da questo punto di vista, perché effettivamente fa il giro, assegna un pezzettino alla volta a ciascuno di tutti i processi per poi ritornare. Non è molto ottimale per il fatto che effettivamente ci sono troppi cambi di contesto, quindi troppo, bisogna fare il tuning. In effetti si fanno le sperimentazioni, lo vedremo tra qualche istante. Si fanno le sperimentazioni per fissare un tuning più o meno equilibrato, non troppo piccolo perché sennò effettivamente abbiamo detto che abbiamo troppi cambi di contesto, né troppo grande perché sennò altrimenti diventa un algoritmo, una forma completamente, anche il round robin per un quanto di tempo Q infinito, quindi anch'esso diventa un first come, first served, perché i processi finiscono prima, tanto prima perché prima dell'infinito e tutte le cose finite sono prima dell'infinite, quindi ogni processo che finisce concede al prossimo, soltanto al prossimo, la parola perché ha completato la sua esecuzione nel tempo prestabilito, prima del quanto massimo. In effetti, questa slide ci fa vedere come cambia notevolmente il numero di cambi contesto, e questo che vogliamo vedere, proprio in funzione della lunghezza del quanto di tempo. Vedete che se io scelgo appunto un quanto di tempo enorme, per esempio 12 in questo caso, e se facciamo finta che all'interno della macchina ci sta un solo processo che richiede 10, ma è logico che in questo caso avrò 0 cambi contesto, perché mi viene concesso più di quello che mi serve, cioè mi danno 12 unità di tempo, quando a me me ne occorrono 10 per andare in esecuzione, quindi finisco prima e quindi ho 0 cambi contesto. Ben diverso è se io prendo un cambio contesto Q uguale a 6, cioè prendo una quantità di tempo più piccolina, quindi il processo non ce la fa esaurire tutte e 10 in 6, quindi si deve accontentare delle prime 6 e poi un altro quanto che va da 6 a 10. Ce la fa, ma ha bisogno di fare un cambio contesto. Ancora, se per esempio, ecco, in questo caso ho un cambio di contesto uguale a 1, e in questo caso, guardate, se ne fa tutti quanti, se ne fa tutti quanti, e quindi abbiamo un cambio di contesto uguale a 9, quindi 0, 1, 9. Quindi vedete un poco che differenza ci sta, semplicemente tarando diversamente la lunghezza del quanto di tempo. C'è ancora da fare un'altra considerazione per quanto riguarda il tempo, la variazione del tempo di completamento, quindi rispetto alla dimensione del quanto, guardando questa semplice tabella. Ecco, vedete un po' quel grafico, quindi questo grafico rispetta appunto la dimensione del quanto di tempo rispetto il tempo medio di completamento. Quindi questa è la tabella del precedente esempio, quindi lascio a voi un esercizio di verificare la correttezza di quanto è segnato, quanto è scritto su questa tabella. Ragazzi, allora, siamo pronti per fare un esercizio? Per fare l'esercizio insieme? Cioè, lo faccio io. Voi guardate come lo faccio perché mi risulterà più semplice poi strutturarlo. Ragazzi, sicuramente salto l'esercizio sul FIFO perché è molto banale, lo lascio a voi come esercizio. Procuratevi fogli di carta, magari possibilmente dei pennelli colorati, per il semplice motivo che è più facile scrivere e ricordarsi alcune cose, perché magari, soprattutto inizialmente, è più facile vedere e evidenziare alcune cose, alcuni aspetti. Bene, allora come prima cosa, mettiamo a posto questi pennelli, come prima cosa scrivo qui sopra che cosa intendiamo fare. Quindi io scrivo lo shortest job first, anzi senza prelazione, senza prelazione. Perfetto. Se vi ricordate, abbiamo detto che c'è una formula molto semplice per ricavare il tempo di attesa. La scrivo qui perché ci tornerà molto utile proprio come fatto grafico. Allora, andiamo tempo di attesa è uguale, se vi ricordate, tempo, se non vi ricordate andate a guardare un attimo,
mettete pausa e andate a guardare. Tempo finale meno il tempo di inizio, cioè quando il processo è arrivato, meno la durata del processo. Ecco. Ciò che viene dato all'esercizio normalmente sono i processi, più, diciamo a quattro processi, lavoriamo a quattro processi, quindi diciamo P con 1, P con 2, P con 3 e P con 4. Costruisco una griglia, ragazzi, così. Facciamo anche le colonne. Perfetto, allora, quindi ricordate, scrivete sopra che cos'è, quindi un SIF senza relazione, e scrivete la tabella in questo modo, scrivendo sopra la formula, perché così ad ogni parametro corrisponde sotto una colonna, perché adesso vedrete come ci tornerà molto utile. Allora, nell'esercizio normalmente viene dato il processo, quindi in questo caso P con 1, quando inizia, quindi per esempio 1, e dura 5 unità di tempo. P con 2 arriva a 3, e dura 11 unità di tempo. P con 3 arriva a 3, anche lui, e dura 8 unità di tempo. Poi invece P con 4 arriva a 0 e dura 12 unità di tempo. Dunque, a questo punto già possiamo già dare un verdetto, cioè la durata totale di elaborazione sono 12, 8, sono 20, 16, 36. Quindi il totale della durata della CPU è 36. Vi ricordate l'impiegato Ciro, se non vado errato, dell'ufficio postale, che comunque deve sbrigare i clienti, come li metti, metti per la proprietà commutativa, la durata è sempre la stessa, e in effetti eccola qui. Quindi come questa durata è comunque un verdetto che possiamo già dire, perché qualunque sia l'algoritmo che noi applichiamo. Ovviamente, ragazzi, dicendo questo stiamo escludendo i tempi di commutazione, diciamo, è ideale, ideale. Vabbè, a questo diciamo, per l'esercizio ci basta così, perché a calcolare con i tempi sarebbe molto più lungo e dispendioso. Bene, detto questo, a questo punto io disegno un piano cartesiano sul quale riporto i dati della griglia e vado a fare l'elaborazione. Facciamo finta che questo sia. L'asse X è l'asse del tempo, e l'asse Y ci scrivo i processi, quindi uguale come sono segnati qua, P con 1, P con 2, P con 3 e P con 4. E questo è l'istante 0, l'istante inizio del tempo. Allora, riportiamo questo dato d'inizio sulla tabella, quindi che significa? Che P con 1 inizia ad 1, quindi diciamo che 1 sia qui, facciamo finta che sia qui. Quindi qua inizia P con 1. Ci faccio un pallino, in modo che vi ricordo il punto di inizio, P con 1. P con 2 inizia a 3 e anche P con 2 e P con 3 iniziano entrambi a 3, arrivano a 3. Quindi diciamo che 3 sta qua. L'istante di arrivo. P con 4 invece arriva all'istante 0. Quindi significa che P con 4, eccolo qui. E poi dovrà iniziare anche lui a elaborare, così via. Perfetto, allora fino adesso non abbiamo fatto nulla se non quello di scrivere la tabella in questo modo e riportare questi dati sul piano cartesiano, perché qui riusciremo a vedere meglio visivamente come procedere. Allora, quando la CPU inizia a lavorare, ovviamente inizia all'istante 0, ma all'istante 0, ragazzi, la scelta che deve fare tra chi è, tra quali processi, lo sapete? No. Lo dico io, è P4, solo P4 può iniziare, perché gli altri ancora devono arrivare. Arriveranno chi arriva a 1, P con 1, e chi arriva a 3, P con 2, P con 3. Quindi solo P4 può lavorare. Quindi significa che all'istante 0 la CPU prende P4 e lo lavora. E quante unità di tempo dura? 12. E il bello è che non può essere neanche interrotto, perché noi stiamo lavorando con un SIF senza relazione. Quindi prendo il pennello blu e diciamo che dobbiamo arrivare a 12. Diciamo che sta qua. P con 4, quindi diciamo ecco qua. Quindi questa parte qui tratteggiata, anzi la facciamo dritta per dire che ha lavorato, cioè qui effettivamente c'è stata elaborazione di CPU.
E nessuno di questi processi l'ha potuto interrompere, malgrado avesse, per esempio, guardate, P con 1 aveva 5 unità di tempo, quindi aveva, se utilizzando lo shortest, però siccome senza prelazione, anche se è più corto, non lo può interrompere, cioè P4 fa i cavoli suoi fino a 12. A 12 termina, finisce, 12 termina. Quindi a questo punto abbiamo lavorato P4. A questo punto, all'istante T di tempo uguale a 12, che abbiamo in macchina? Li abbiamo tutti e tre. Questo, questo e questo. Questo l'abbiamo terminato. Abbiamo questo, questo e questo. Tra P con 1, P con 2 e P con 3, che sono arrivati all'istante 1 e 3. Chi dobbiamo scegliere? Siccome prende quello a tempo più corto, allora guardando 5, 11 e 8, chi è più corto è il 5. Quindi 5 corrisponde a P con 1. Quindi P con 1 parte all'istante 12. Parte all'istante 12 a elaborare. E dura 5 unità di tempo, quindi arriva a 17. Quindi da 12 a 17 e termina perché anche in questo caso non poteva, non avrebbe, nessuno l'avrebbe potuto interrompere, quindi termina anche P con 1. Quindi all'istante di tempo T uguale a 17 qui. Chi è rimasto ad elaborare? P con 2 e P con 3. P con 2 e P con 3. Ma loro hanno come durata 8 e 11, no? Quindi qui dobbiamo prendere, non c'è ambiguità, dobbiamo prendere 8. Quindi che corrisponde a P con 3. Quindi parte dal 17 e deve durare P con 3. Abbiamo detto 8 unità di tempo. Quindi 17 più 8 arriviamo a 25. Quindi da qui, da 17 più 8 unità di tempo, arriviamo a 25 e muore. Termina. Quindi P con 3 l'abbiamo fatto, eccolo qui. E adesso a questo punto, all'istante tempo T uguale 25, chi ci resta? Soltanto P con 2. Quindi P con 2 parte da dove è completato P con 3, quindi parte da qui. E lavora per, abbiamo detto, questo è P con 2, per 11 unità di tempo. Bene, facciamo 11, quindi 25 più 11 fa 36, eccole qua le 36. 36 quindi 25 e muore e quindi abbiamo completato. Ok, ragazzi, quindi a questo punto abbiamo terminato. Dove ci sono le crocette sono praticamente i tempi in cui sono finiti i vari processi. Quindi non devo fare nient'altro che riportare questi dati qui sopra. Allora, P con 1 termina a 17. Facciamo in blu. 17. P con 2 termina a 36. P con 3, eccolo qui, termina a 25. E infine P4 termina a 12. Ecco, a questo punto la formula ci può dare la possibilità di calcolare il tempo di attesa, perché abbiamo calcolato il tempo finale, dove sono le crocette, ragazzi. Quindi facciamo un attimo questo rapido conteggio. Allora sarebbe 17 meno 6 sono 11, poi 36 meno 3 meno 11 sono 22, poi abbiamo 25 meno 3 meno 8 deve essere 14. Poi 12 meno 12 fa 0. Ok, ecco qua. A questo punto abbiamo praticamente quasi completato l'esercizio perché noi dobbiamo sapere il tempo di attesa medio. Qui abbiamo il tempo di attesa di ciascuno di essi, quindi basta fare la media, no? Quindi dobbiamo prendere questi valori e fare la media. Quindi sarebbero 11, 22, 47, quindi questo qua fa 40, 47. Dobbiamo fare diviso 4, che sono 4 i processi, devo fare la media. 47 diviso 4, un attimo. 11,75. 11 punto, o virgola, che dir si voglia, 75. Ecco, questo è quello che volevamo, che vi viene richiesto fondamentalmente, il tempo medio di attesa. Allora, facciamo giusto qualche considerazione, come è andato questo esercizio. Ragazzi, io vi chiedo la cortesia di... Adesso abbiamo fatto insieme, magari provate anche lo stesso esercizio a rifarlo voi, completamente da voi.
senza guardare nient'altro, perché seguire questa procedura, cioè fare, scrivere la formula, fare la griglia, calcolare queste due colonne, riportare sugli assi cartesiani, mettere il puntino d'inizio, la crocetta, tutte cosette che vi facilitano molto. Se fate in questo modo, faccio vedere come è più facile calcolarlo. Ne fate due o tre esercizi, faccio vedere come viene automatico. Allora, volevo fare giusto qualche considerazione, ma poi così molto generale, come è andato? Beh, diciamo che purtroppo c'è stato un problema qui. Quale? Questo maledetto, questo P4, che dura 12, che sono tante unità, è arrivato prima lui ed ha fatto il guaio. Perché gli altri, che pur essendo piccolini, vedete, shortest, sono più piccolini, questi qua, però hanno dovuto attendere il pesantone qui, vedete? Un po' la situazione dell'ufficio postale, che vi ho detto, immaginate che chi arriva davanti, se è molto impegnativo, chi c'è dietro deve aspettare comunque la persona, perché non può prelazionare, se senza prelazione, a meno che se c'è il modello prelazionale, sì, cioè se è prelazionabile, sì, ma siccome qua abbiamo detto che è senza prelazione, allora bisogna aspettare, anche in questo caso, gli altri, questo P con 1, P con 2, P con 3, hanno dovuto aspettare P con 4, in tutti i suoi 12 unità di tempo. Va bene ragazzi, questo è il primo esercizio. Se avete dubbi, spero che sia stato abbastanza chiaro. Mi raccomando, carta e penna e fatelo anche voi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come promesso, facciamo adesso l'esercizio sul shortest job first, però stavolta con la prelazione. Preferisco usare i stessi dati dell'esercizio precedente, perché quantomeno verifichiamo se c'è stata una miglioria oppure no. Allora scriviamo subito qui sopra, quindi SIF shortest job first con prelazione. Ok, e scriviamo ancora una volta i dati, i stessi dati che abbiamo scritto in precedenza, quindi dobbiamo scrivere che il tempo di attesa è uguale al tempo finale meno il tempo di inizio, meno la durata. Perfetto, i processi sono sempre P con 1, P con 2, P con 3 e P con 4. Facciamoci come al solito la nostra brava griglia. Identifichiamo le colonne. Perfetto, allora dobbiamo scrivere i parametri, quindi P con 1 arriva ad 1 e dura 5 unità di tempo, P con 2 arriva a 3 e dura 11 unità di tempo, P con 3 arriva a 3 e dura 8 unità di tempo, P con 4 arriva a 0 e dura 12 unità di tempo. Riportiamo i dati sul nostro piano del tempo. Qua sono i processi, quindi sono P con 1, P con 2, P con 3 e P con 4. Questa è l'origine. Voilà. Allora, a questo punto riscriviamo ancora una volta i dati iniziali sulla tabella, quindi P con 1 arriva ad 1, quindi diciamo che 1 sia qui. P con 2 arriva a 3, P con 2 e P con 3 arrivano tutte e due a 3. Perfetto, e P con 4 arriva a 0. Ecco, adesso possiamo cominciare a elaborare, possiamo cominciare a ragionare. Differentemente dal SIF senza prelazione, quello con prelazione deve fermarsi ogni volta che arriva un nuovo processo per vedere se c'è qualcosa che è cambiato e bisogna cedere il passo, bisogna dare priorità al processo arrivato. Quindi ogni volta che c'è un arrivo bisogna bloccarsi. Quindi che significa? P con 4 all'istante iniziale è l'unico, quindi la scelta è facile, quindi dobbiamo forza scegliere P con 1 che comincia l'elaborazione e arriva consuma una unità di tempo. Perché è una? Perché all'istante 1 arriva qualcuno, arriva il signor P con 1 che impone una rivalutazione. Bisogna vedere se per caso ha una priorità migliore. Ovviamente, però, all'istante 1 P4 ha già consumato una unità di tempo, quindi non ha una durata 12 iniziale, ma 12 meno 1, quindi sarebbe 11
A questo punto, quindi bisogna fare il confronto tra P con 1 e P, all'istante 1, ci sta, è arrivato P con 1, P4 è arrivato qui, quindi la scelta deve cadere tra questi due, P con 1 e P con 4, P con 1 e 5 e 11. Ovviamente 5 è più piccolino, quindi purtroppo per P con 4 deve cedere il passo, quindi P4 si deve fermare qui e va in elaborazione P con 1. P con 1 elabora, elabora, elabora e si deve fermare perché qui è arrivato qualcun altro. Si ferma e allora quando si è fermato? Da 1 ha consumato 2 unità, è arrivato a 3, quindi da 5, 4, 3, diciamo che rimangono a questo punto 3 unità che eventualmente vanno confrontate con gli altri arrivati. Quindi all'istante 3, P con 1 è presente e si è fermato per valutare, P con 2 e P con 3 sono appena arrivati e P4 già c'è e è stato anche fermato. Quindi i valori da confrontare sono a questo punto sono 3, 11, 8 e 11, che è il più piccolino e ancora P con 1, meno male per P con 1, quindi può continuare a lavorare. Come si vede, da questo punto in poi non ci sono più arrivi, puntini non ci sono più, quindi a questo punto si comporta un po' come in precedenza, quindi P con 1 deve arrivare a 5, gli mancano 3 unità, da 3 arriva, quindi usiamo il pennello nero, arriva a 6, quindi diciamo che più o meno ci troviamo qui, però mettiamolo in blu, per far capire che questa è elaborazione. Quindi P con 1 in effetti si è un attimo fermato a 3, ma è ripartito subito perché era il migliore, era lui. E quindi a 6, quasi arriva a 6, P con 1 ha terminato, finito. Quindi a questo punto dobbiamo riconsiderare soltanto i valori di 11, 11 ed 8. Ovviamente il più piccolino è 8, che è P con 3. P con 3, eccolo qui, quindi P con 3 deve partire da 6. Ecco qua. Quindi P con 3 parte da 6, P con 3 parte da 6, che più 8 fa 14, P con 3, quindi in effetti diciamo che dobbiamo arrivare qua, da 6 a 14, quindi questa qua è tutta elaborazione, da 6 a 14 e termina, quindi questo qua è terminato, questo qui pure è terminato, non lo è ancora P con 4, ragazzi, ancora non lo è P con 4, perché è soltanto sospeso. Quindi abbiamo terminato in questo caso P con 3. Ecco qua. Quindi restano nella macchina soltanto, come si vede, P2 e P4. P2 e P4 hanno 11 e 11. Quindi anche in questo caso possiamo scegliere quello che ci pare. Scegliamo P con 2. Quindi in questo caso P con 2 parte da 14 e arriva 14 più 11 sono 25. Abbiamo detto questo è più 1. Quindi da 14 a 25 lavora lui. E anche qua si interrompe, finisce. E a questo punto nella macchina non resta di nuovo P4. P4 che aveva cominciato bene la sua carriera, si era bloccato, però finalmente adesso è il turno suo. Quindi può computare gli ultimi 11, le ultime 11 unità, quindi 25, arriva a 30. 6, di nuovo a 36 e anche in questo caso muore, però questa parte qua è di elaborazione. Ok? La somma qui era sempre anche in questo caso era 36, ovviamente ragazzi, perché era uguale all'esercizio precedente. Vedete che guardate rispetto all'esercizio precedente ci sono stati più context switch, uno in più ci c'è stato perché P con 4 e si è un attimo fermato per poi cominciare di nuovo a 25, gli altri no. Beh, già questa fa una piccola differenza, è piccola, ma è una differenza. Perfetto, a questo punto scriviamo un attimo i valori finali che sono, allora, P con 1 ha terminato a 6, eccolo qui, P con 2, la crocetta sta qua, è 25, P con 3 ha terminato a 14 e infine P4 ha terminato, ahimè, a 36. Quindi facciamo un attimo le differenze. Allora, 6 meno 6 fa 0. Poi abbiamo 25 meno 3. Questo qua fa 11. Poi abbiamo 14 meno 3 meno 8. 3. Poi abbiamo 36, 12, 24 da questa parte. Perfetto. Anche in questa circostanza
dobbiamo considerare soltanto questi valori. Questi valori qui per fare la media. Quindi in realtà dobbiamo fare 11 e 3, arriviamo a 14 e 24, 38, 30, vabbè, scriviamo direttamente qui. 38 diviso 4, perché dobbiamo fare la media, diviso 4, 38, allora sarebbe 17, 9 e mezzo, non so, questo non c'è bisogno di fare, lo facciamo direttamente, 9,5. Ecco, questo dato sicuramente è migliore del dato precedente, perché se vi ricordate con lo shortest job first eravamo 11,75, ecco, quindi il miglioramento c'è stato, ma lo si vede perché, ragazzi, quello precedente c'era quel blocco di P4 che bloccava tutti per colpa sua. Invece P4, avendo meno priorità, guardate, è stato fermato, l'hanno fatto fare alla fine. E questi qua si vede subito che hanno maggiore priorità perché sono più piccoli. Ecco, insomma, questo è un po' il concetto. Va bene, ragazzi, allora spero sia chiaro. Magari io vi suggerisco una cosa: provate a cambiare durata d'inizio, cioè il tempo d'inizio e durata. E provate a verificare, fate altri esercizi, insomma, e soprattutto secondo me è molto significativo fare il confronto tra, appunto, tra lo short job first, scusatemi, tra lo shortest job first e con prelazione e quello senza prelazione. Va bene, e allora lavorate. Adesso tocca a voi. A voi. Eccoci qua. Allora facciamo adesso anche un esercizio sul round robin. Facciamo sempre lo stesso esercizio, con gli stessi parametri, in modo da poterlo confrontare. Allora scriviamo qui sopra, come al solito, round robin. Scegliamo come quanto di tempo Q uguale a 9. Ragazzi, ho scelto un quanto molto elevato perché, scegliendo lo stesso esercizio, avevamo 36 unità di tempo. Se scegliessimo un quanto piccolino, graficamente è un po' complesso da fare su un foglio di carta. Magari lascio a voi da farlo come esercizio, perché io sto usando i pennarelli, mentre voi potreste usare la carta, quindi potreste scrivere più dati. Va bene, allora riscriviamo di nuovo rapidamente l'esercizio. Allora, tempo di attesa, come al solito, dobbiamo scrivere i dati, la formula tempo di attesa è uguale al tempo finale meno il tempo di inizio meno durata. Ok? I processi sono, come al solito, P1, 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 P1,
Allora, riportiamo ancora una volta i dati sul piano cartesiano. Solito questo è il tempo. Qui c'è lo 0 e qui pi con 1, pi con 2, pi con 3 e pi con 4. Ok, anche qui dobbiamo scriverci i valori della tabella iniziale che erano, se mi ricordate, 1, qualcuno mi detta? 3, 3, 0. Le durate erano 5, 11, 8, 12. Adesso bisogna riportare questa tabella d'inizio qui su. Quindi più con 1 inizia sempre ad 1 e niente è cambiato. Più con 2 inizia, e più con 3 iniziano a 3 entrambi. Anche qui è sempre la stessa musica. E più con 4 inizia a 0. Ecco. Allora, round robin fondamentalmente il momento in cui decide di effettuare una rivalutazione. E quando scade il quanto di tempo Q uguale a 9, oppure quando uno dei processi, pur avendo il quanto di tempo suo, ha finito l'elaborazione, quindi si rimette tutto in discussione. Ovviamente qui al tempo iniziale, anche in questa circostanza, c'è soltanto P con 4. Ovviamente noi dobbiamo stabilire qual è il circolo, round robin, se vi ricordate, fa una cicla, parte dal P con 1, P con 2, P con n, poi ritorna P con 1, P con 2, n, fa questo ciclo.
Quindi diciamo per, va bene qualunque altro ciclo, però diciamo per semplicità, supponiamo che il ciclo sia da ordinato, P con 1, P con 2, P con 4, P con 1, P con 2, P con 3, P con 4 e così via. Allora, all'istante 1 ovviamente c'è soltanto P con 4, quindi cominciamo non da P con 1, ma dobbiamo per forza cominciare da P con 4. Ed elabora, quindi usiamo il pennarello blu, quanto 9 unità di tempo, perché il quanto è 9. Quindi da 0 arriviamo a 9. E quindi abbiamo che P con 4 da arriva qui e si ferma un istante. Questa parte qua elaborata. Ovviamente lui P con 4 dovrebbe consumarne 12 unità di tempo, ne ha consumate 9, quindi diciamo che volendo aggiornare, qui dovremmo dire che gli mancano 3 unità di tempo a più un 4, perché da qui a qui ne ha consumate 9, quindi restano 3 unità di tempo. Quindi dopo P con 4, adesso a questo punto, arrivato all'istante 9, ci sono anche gli altri, sono presenti anche gli altri, quindi può ciclare. Quindi abbiamo detto da P con 1 a P con n e poi ritorno indietro, quindi dopo P con 4 chi viene P con 1. Quindi a questo punto P con 1 può andare in esecuzione. Con 1 e deve consumare il suo quanto di tempo Q uguale 9. Vediamo se ce l'ha tutte le unità di tempo. No, perché P con 1 dura 5. Quindi che significa? Che P con 1, pur avendo a disposizione 9 unità di tempo, ne può consumare soltanto 5. 9 e 5 fa 14, quindi scriviamo un attimo qui 14, quindi arriviamo qui. Quindi diciamo che questo pezzo qui e elaborazione. Quindi primo quanto, secondo quanto, però questo qua non è stato consumato tutto quanto, e P con 1 quindi ha terminato, quindi possiamo anche metterci croce, P con 1 ha terminato. A questo punto, dopo P con 1 viene P con 2, però ovviamente mettiamoci un frego qui per dire che P con 1 è terminato, quindi non entra più nel ciclo. Adesso se abbiamo tolto P con 1 il giro sarà P2, P3, P4, P2, P3, P4 e mano a mano che esce qualcuno però rispetta sempre questo giro dunque a 14 adesso toccherebbe dopo P con 1 viene P con 2 P con 2 quindi parte da qui parte da qui da 14 P con 2 e deve consumare il suo quanto di tempo quindi P con 2 che deve durare 11 ne consuma 9 su 11 quindi da 14 arriviamo a 23, sì. Arriviamo a 23 più un 2. Quindi diciamo che da 14 a 23 ha elaborato e no, non ha completato, perché quando arriva a 23 gli mancano ancora 2 unità di tempo, quindi scriviamo qui un bel 2. A questo punto tocca a P con 3. Quindi cosa succede? P con 3 a questo punto, ecco, inizia l'esaborazione. P con 3 quanto c'ha? C'ha 8, in realtà dovrebbe durare 9. Quindi P con 3, dobbiamo fare P con 3 da 23 passa a 31, più P con 3, più 8, 23 e 8, 31. Un attimo solo, vediamo il blu, ecco qua. E a 31, quindi muore perché a 31 lui ha consumato le sue 8 unità di tempo, quindi mettiamoci un bel frego. E adesso to tocca di nuovo a P con 4. Allora, P con 4 deve partire da, gli mancavano P con 4, 3 unità di tempo, 3. Quindi parte da 31, scusate, prendiamo il pennello nero. Parte P con 4, parte da 31 e consuma le sue 3 unità di tempo. 31 e 3 fa 34. Si ferma qui. E a 34, avendo consumato le sue 3, termina. Dunque, e ci rimane adesso soltanto P con 2. Vabbè, intanto dobbiamo mettere una croce forse
No, perché a 31, ah sì, a 31 qui, ecco sì, mi ho dimenticato di mettere la crocetta sul 31, 21, 31, 34. A 34 deve completare l'elaborazione soltanto P con 2, che ha 2 unità di tempo, 34 più 2 fa 36, quindi scriviamo 36 qui, che è il valore che ci aspettavamo tra l'altro, 36 più 2, deve fare da 34, da 34. A 36, elabora e termina. Ecco qua. Quindi se non abbiamo fatto errori, i tempi di completamento sono P con 1 termina a 14. Dunque, P con 2 termina a 36. P con 3 termina a 31. E P con 4 termina a 34. E dunque, allora, e quindi mi fare 14 meno 6 qui sono 8. 36 meno 3 meno 22. Poi abbiamo 31 meno 11, quindi viene a fare, viene 20. 34 meno 12 sono 22. Ok, quindi se abbiamo fatto errori, dobbiamo fare 4, 4, quindi esce 72. La somma di questi valori, questi qui come al solito, facciamo la media, fa 72 fratto 4, quindi esce 18. Sì, sì. Quindi il valore cercato, in questo caso il tempo di attesa medio fa 18. Fate il confronto, ragazzi, a questo punto anche con gli altri valori, in modo che possiate comprendere effettivamente i vantaggi e svantaggi di questo tipo di procedura. Allora, quello che è possibile dire, guardando così un po' ad occhio questo come è venuto fuori, diciamo che questa è una cosa che ho detto anche in teoria, è un algoritmo più democratico il round robin. Perché? Perché in realtà comunque cicla continuamente, cioè non guarda le priorità, non guarda, lei non sa chi sono io. Quindi comunque cicla continuamente, cicla. Però diciamo ovviamente la sua performance non è migliore, perché se vi ricordate nel SIF senza prelazione era uscito 11,75, nello shortest of first invece con prelazione era uscito 9,5. E invece in questo caso è uscito 18. Però diciamo che in questo caso abbiamo il vantaggio che è un algoritmo più democratico, quindi ha il suo perché. E non è difficile da implementare perché cicla soltanto. Qua bisogna stare molto attenti al quanto. Abbiamo visto un quanto uguale 9 che è molto elevato. L'ho fatto perché altrimenti le esigenze grafiche, se mi chiede un quanto uguale a 2, a 3, il disegno era molto più compresso, quindi era molto più difficile disegnarlo. Magari questo lo lascio a voi come esercizio. Va bene ragazzi, allora detto questo, anche in questo caso vi dico buon lavoro. Ok? Ciao. Infine, parliamo di scheduling, scheduling a code multiple. A code multiple perché c'è la possibilità di avere, come c'è scritto qui, scheduling di code, di processi interattivi in primo piano e code, per esempio, di processi che vanno in background, in sottofondo, allotti. Quindi, in qualche modo, sarebbe opportuno avere su un sistema un insieme di code, in modo tale da avere quanti più algoritmi specifici, più aumenta la specificità, scusate, più aumenta l'efficacia. Quindi, per esempio, potremmo ipotizzare, come in questo caso, di avere processi con priorità più elevata, quindi, per esempio, processi di sistema, processi interattivi, e poi invece processi via via che si scende con processi a più bassa priorità. Infatti, alla fine, processi degli studenti. Oibò. Beh, vabbè, comunque, insomma, per far capire, l'esempio serve per far capire che le code
sono associati proprio alla criticità, cioè più elevata la priorità, più mi conviene tenere dei processi che hanno loro stessi una elevata priorità, quindi cercare di trovare degli scheduling più idonei, più specifici, perché aumentare la specificità dell'algoritmo di scheduling ne aumenta sicuramente la prestazione. Di contro, come al solito, ragazzi, ogni volta che si complicano le cose, bisogna pagare in termini di complicazione. Cioè, è vero che mi sta bene, mi fa piacere avere tante code in modo da avere un trattamento più idoneo, più adeguato, più calzante, ma è anche vero che in qualche modo la complicazione comunque è un prezzo che devo pagare. Quindi è un equilibrio tra tutte queste componenti. Quindi spesso si parla di scheduling a code multiple con retroazione. Che cosa significa retroazione? Retroazione connota il fatto di potersi spostare da una coda all'altra. In effetti, diciamo che questo principio, ecco, per esempio in questo caso sono esempi di code multiple con controreazione. Vedete, ecco, lo facciamo vedere subito direttamente dal grafico che cosa vogliamo dire. Guardate, io ho tre code che sono state realizzate semplicemente con un round robin variando nel quanto di tempo, perché magari per quella coda era migliore un quanto Q uguale a 8, un'altra era uguale a 16, un'altra per esempio invece è un FCFS. Quindi la controreazione significa che io posso ipotizzare che un processo esce da una coda per entrare in un'altra che molto elaborato può rientrare ancora in un'altra e così via. Cioè questa slide evidenzia il fatto che continuamente vengono aggiornate le politiche che noi adottiamo, scegliamo per un gruppo di processi, aggiornate perché possono essere cambiate una serie di considerazioni al contorno, per cui conviene assolutamente cambiare il tipo di gestione, quindi cambiare il tipo di coda. Quindi le code multiple con controreazione stanno ad enfatizzare proprio questo aspetto. Infine, ci sono ancora poche slide e poi completiamo. Scheduling per sistemi con più unità di elaborazione. Daremo giusto qualche cenno, semplicemente dicendo che ovviamente noi possiamo ipotizzare di avere macchine con tanti processori e quindi ovviamente voi immaginate già quanto è complesso per tutte le cose che abbiamo detto, stabilito con tutte le dovute cautele e riserve relativamente alle modifiche che possiamo fare a questi algoritmi, alle varianti che possiamo fare a questi algoritmi. E immaginate, quindi, se introduco un'ulteriore complicazione perché introduco altre CPU. È un fatto abbastanza importante, questo, abbastanza particolare. Quindi diciamo che la problematica dello scheduling compiuto in unità di elaborazione sta a evidenziare proprio questa possibilità che ho di gestire lo scheduling su più unità di elaborazione. Bisogna fare un distinguo, perché se queste unità di elaborazione sono tra di loro simmetriche, interscambiabili, allora noi avremmo un certo tipo di elaborazione simmetrica. Se invece si considera che uno dei processori è in qualche modo più implicato nel management, allora in questo caso avremo una sorta di gestione asimmetrica, una multielaborazione asimmetrica, cioè esisterà un qualcuno, un'entità, un processore che magari lo si può allestire per fargli gestire proprio il discorso di scheduling tra più CPU. L'obiettivo è quello di caricare al massimo le varie CPU, cioè quindi questo è anche l'obiettivo. Quindi è abbastanza complesso. Noi non, cioè, ci fermiamo a questa definizione, a spiegare questi concetti, poi magari per quanti interessati potrebbero effettuare eventualmente un approfondimento sia sul bulletesto c'è qualcosa, ma anche sul web c'è molto da voler integrare. Purtroppo, ragazzi, io sono costretto un po' a correre perché altrimenti diciamo il programma è abbastanza vasto, quindi dobbiamo comunque rispettare una serie di priorità. Quindi anche noi lavoriamo con le priorità. Quindi l'obiettivo è quello di definire, di specificare, di portare alla conoscenza di una certa serie di problematiche, di risorse che possono essere messe in campo, però poi dovremmo comunque rispettare la possibilità di come dire, definire tutti gli argomenti che ci siamo preposti. Poi bisogna fare ancora una definizione, vedete ragazzi quante cose sono da dire. Nel frattempo io ho fatto un discorso unico, diciamo, e voi avrete fatto già 50 volte pausa, mannaggia la gara vostra.
Allora, vediamo ancora questo scheduling che può essere classificato per il tipo di urgenza. In effetti si parla di sistemi in tempo reale stretto e sistemi in tempo reale debole. Qual è la differenza tra il tempo reale stretto e il tempo reale debole? Secondo te leggiamo la slide, ma in realtà ve lo dico in due parole. Il tempo reale stretto è quando, è quello più pressante, quando noi diciamo a un algoritmo, tu mi devi non solo dare retta, ma lo devi fare anche presto, cioè mi dare priorità, ma lo devi fare anche entro un certo tempo, perché oltre questo tempo non mi serve più. Cioè, o mi servi o adesso o mi più. Quindi sono sistemi real time. Invece nel tempo reale, in senso debole, non garantisce quando il sistema operativo interverrà per risolvere quel processo ad alta priorità, però cioè, lo definisce, lo etichetta, sa che c'è un processo di alta priorità, ma senza sapere quando andare in esecuzione. Facciamo un esempio proprio anche di carattere pratico. Per esempio, ragazzi, ci sono i software che sono montati sulle navi da guerra, che devono puntare, nel cielo per eventualmente sparare un aereo che sta arrivando. E voi immaginate se questo può essere risolto, il puntamento del cannone può essere risolto con un sistema a tempo reale debole? No, c'è un tempo reale stretto perché il missile sta arrivando, quindi non solo il puntamento del cannone ha un'elevata priorità, ma deve rispondere il sistema anche in un tempo prefissato massimo, oltre qua ci deve rispondere perché altrimenti è questione di vita e di morte, arriva la bomba e ci affonda. Detto questo, ecco, questa è la latenza di dispatch. In realtà questa slide, ragazzi, sta un po' a definire le cose che abbiamo detto, un po' il corollario di quello che ci siamo detti. Perché guardate, io ho un evento qui, un evento, e da quest'altra parte c'è l'uscita, nel senso che tutto quello che avviene qui in mezzo è un qualcosa che comunque comporta un tempo notevole, che viene chiamato latenza di dispatch. Ma lasciamo stare che stiamo parlando di frazioni di secondo, però per la CPU comunque sono ere geologiche, perché la CPU è estremamente veloce. Ecco perché è critica la gestione della CPU, ragazzi, perché è l'elemento più veloce del sistema, quindi sbagliare la sua gestione significa creare un intoppo enorme e vanificare tutto su un sistema. Questo al centro sarebbe il tempo di risposta. A sinistra abbiamo questa colonna blu e a destra questa colonna verde. A sinistra questa colonna blu è il tempo che ci vuole per far partire il dispatch, perché in realtà si deve prima verificare un evento, bisogna gestire tutti gli interrupt legati a quell'evento, dopodiché va in esecuzione il modulo del dispatch. E il dispatch poi esaurisce la sua compito dando in pasto il processo alla CPU e questo processo poi viene materialmente eseguito. Quindi, in poche parole, diciamo, i veri tempi morti sono questi due, i primi due, cioè questa colonna azzurrina e questa rosa, perché questa gestisce le interruzioni e questa gestisce tutto il dispatch, cioè sarebbe tutto il modulo che gestisce il caricamento del processo per andare in esecuzione, e poi l'esecuzione vera e propria è questa qui verde. Infine, valutazione degli algoritmi. Anche questa è una cosa, anche ragazzi, lo so che siamo addirittura d'arrivo, siamo un po' di tempo stanchi, però questa è una cosa importante. In realtà, il modello deterministico, reti di codi, simulazione e realizzazione sono un po', come dire, la simulazione che ci occorre per fare il tuning di un sistema. Perché, allora, noi potremmo ipotizzare, per esempio, adottando il sistema deterministico, il modello deterministico, noi potremmo stabilire quale dei modelli applicare, perché il modello, proprio per definizione, il modello deterministico è un modello che, bene o male, partendo da un insieme di dati, ne fa una statistica e torniamo a un risultato certo, e quindi in base alla statistica possiamo, per esempio, fare il tuning del Q, il Q del quanto tempo di round robin, e questa potrebbe essere un'ipotesi. Possiamo addirittura scegliere un algoritmo alfa rispetto all'algoritmo beta, perché quella simulazione ci ha dato dei risultati ben precisi. Ma questi ben precisi, anche queste campate in aria, stiamo parlando di, sono tutte utopie. Quindi diciamo che spesso bisogna adottare una vera e propria simulazione che in qualche modo ci restituisce
un valore più, un parametro più certo sul quale prendere una decisione. In realtà, quando si fa la valutazione, conviene parametrare il tutto su qualcosa di un déjà vu, che vuol dire si va per raffinamenti successivi, cioè si riparametrizza un sistema e lo si fa girare, dopodiché durante l'esecuzione, tutto quello che avviene, si registra tutto. Infatti c'è scritto, vedete qua, c'è scritto il tape trace, cioè viene registrato tutto quanto, tutto quello che avviene, i tempi morti, viene registrato, volta per volta si registra e si cerca di modificare qualche parametro per poi rimandare in esecuzione. Quindi diciamo che la valutazione di algoritmi di scheduling serve proprio a cercare approssimazioni successive partendo dai parametri che vengono inizialmente posti, magari per via statistica, più o meno si dà un setup iniziale, però elaborando molto si hanno dei feedback che ci aiutano a avere un tuning migliore per la simulazione. Quindi diciamo che ci sono delle simulazioni a ciclo continuo, nel senso che, anzi, scusate, mi correggo, a intermittenza. Si manda in esecuzione, si fa lavorare il sistema, si prende tutto quello che ha fatto, un log, quindi il log, questo tape trace è un log di tutto quello che è successo, si analizza, si cambiano dei parametri e si rimanda in esecuzione di nuovo il sistema con i nuovi parametri aggiornati. E a furia di effettuare questo processo, effettivamente si ha un tuning ottimale del sistema. Capirete bene che effettuare un tuning del genere comporta sicuramente molto tempo, è molto dispendioso, però di contro diventa sempre più preciso perché si va per raffinamenti successivi. Bene, infine, e concludiamo, guardiamo soltanto un occhio veloce a scheduling relativi al sistema Solaris, quindi quali sono le priorità che vengono assegnate in maggiore e minore. Per esempio, thread a livello di sistema, thread real time, cioè quelle classi di priorità vengono definite e strutturate in questa scheda. E anche in questo caso, diciamo, ci sono delle priorità nel sistema Windows che riguardano, per esempio, il tempo critico, e anche altri parametri, quindi il real time, eccetera, come vengono parametrati. Quindi, sono tutte una tabella che in qualche modo serve per stabilire effettivamente e per capire quale degli algoritmi può essere utilizzato in maniera ottimale per ottenere una migliore performance. Bene, ragazzi, la lezione si conclude qui. E io quello che voglio suggerirvi è di fare esercizi su questa parte. Adesso io credo che avete abbastanza elementi a sufficienza per poter fare esercizi. Partite da quelli che già sono stati fatti, da quelli che vi ho fatto vedere io. Cercare di inventarne alcuni nuovi basati sempre su cambiando in questo caso cambiando i parametri e cercare un po' di effettuare qualche prova in modo da fare delle verifiche. Bene, ragazzi, allora io vi saluto, mi ha fatto piacere relativamente perché tengo la gola secca secca, il caffè non mi è arrivato, stranamente stavolta niente caffè. Allora vi saluto, baci baci e ci sentiamo per la prossima lezione. Studiate, studiate, studiate. Ciao. Date priorità allo studio. Ciao.